Evento firma copie a Bologna, al centro commerciale Via Larga! E voi ci sarete? Vi abbracceremo! 7 gennaio? Ciao a tutti, diavoletti! Oggi salutiamo Giuseppe! Ciao Giuseppe! Ciao Giuseppe, un bacione! E se volete essere salutati, lasciate un mi piace in 2 secondi! 2 secondi, 2, 1... Lasciato! Avete cliccato tutti il tasto mi piace? Tutti hanno cliccato il tasto mi piace! Bravissimi, diavoletti! Vi meritate proprio un applauso mega gigante! Ma adesso vi lanciamo una sfida! Esatto, sfida! Riuscite a commentare con la parola libro in 10 secondi? Soltanto 10 secondi? Ma sono pochissimi, ok? Iniziano ora! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Avete commentato con la parola libro? Siete super bravissimi, non c'è dubbio, bravissimi! Ma chi è che sta bussando? Noi non abbiamo invitato nessuno, Anto. Chi è che sta bussando alla nostra porta, ok? Non apriamo, potrebbe trattarsi di uno sconosciuto. Non bisogna aprire. Vinci? Agli sconosciuti. Vinci? Scegli sinistra o destra? No, ok, uffa. Scegli sinistra o destra perché stanno continuando a bussare. Sì, e sono molto insistenti. 3, 2, 1. Sinistra. Sinistra? Dobbiamo aprire la porta! Ok, non potevo fare scelta peggiore, ma Anto, se si trattasse di un ladro? Vinci? Stanno continuando a bussare! Stanno bussando! Sì, non smettono. Ok, apriamo. Che ansia, che ansia! Chissà chi è? Apriamo questa porta e vediamo chi è! Aspetta, 3, 2, 1, apriamo... Chi è? Bing! Ciao, Vinci! Cosa? Bing? Ma cosa ci fai qui? Oh, ci hai fatto spaventare tantissimo! Bing! Scusatemi, è che io ho bisogno di aiuto! Ha bisogno di aiuto? Cosa succede ora? Bing ha bisogno di aiuto? Sì, allora, Anto e Vinci, so che voi mi volete bene, ma io voglio bene a voi! Sì? E io devo dirvi che sono tanto triste! Sei triste? Ma perché Bing è triste? Perché sei triste? Ma diavoletti, aspettate, aspettate! Cosa succede? Guardate, qui c'è proprio Bing. È molto più alto dell'albero. Sì, è molto alto Bing, è gigante. Poi in testa ha un cappello natalizio. Che bello il tuo cappello, Bing! Oh, grazie, Vinci! Ma diavoletti! Perché Bing sembra essere molto triste? Bing, perché sei molto triste? Mi dispiace molto per Bing, sembra essere giù di morale. Dai, accomodati! Vieni, dai. Grazie, Anto. Dai, Bing, siediti. Sembri molto triste oggi. Cosa ti succede? Dobbiamo scoprire perché Bing è molto, ma molto triste. Secondo voi perché? Scopriamolo. Diavoletti? I diavoletti non vogliono vederti triste. Sì, diavoletti, dobbiamo scoprire perché Bing è triste. Perché Bing è triste secondo te? Oh, sta piangendo! Diavoletti? Sta piangendo. Oh no, Bing, dai, cosa ti succede? Oh, Bing. Mi dispiace molto per Bing, diavoletti, sta piangendo. Ma cosa succede a Bing? Bing, perché sei triste? Dai, dillo. 3, 2, 1, via. Spiega. Va bene, adesso vi spiego tutto. Oh. Il fatto è che io vorrei tanto vedere Babbo Natale. È che io non riesco ad aspettare Natale per avere i miei regali. Sono troppo impaziente. E quindi il mio più grande desiderio è quello di vederlo. E di avere già il mio regalo di Natale. Perché io non posso aspettare. Ok, Anto, quindi Bing è triste? Guarda. Bing è triste, molto triste, sta continuando a piangere, senti? Sì, Bing è molto triste. Perché vuole incontrare Babbo Natale? Bing vuole incontrare Babbo Natale? Ma è impossibile. Vuole proprio incontrare Babbo Natale! Questo qui, Babbo Natale! Vuole incontrare Babbo Natale prima che arrivi il Natale? Ma... è possibile, Bing? È impossibile, Bing! Cosa? È per questo che ho questo cappello. Io ho tanto desiderio di vederlo. E credo che siccome Babbo Natale è buono, verrà se io glielo chiedo. In qualche modo riusciremo, vero? Voi mi aiuterete, voi siete bravi. Io mi fido di voi. So che potrete riuscirci. Ma in
qualche modo? Come possiamo richiamare Babbo Natale qui per Bing, Anto? Ok, diavoletti, Bing sta piangendo. E sta facendo una richiesta impossibile. Dobbiamo trovare una soluzione. Una soluzione? Lo so, ma quale soluzione, Anto? Dobbiamo far apparire Babbo Natale in casa nostra come per magia? Sì. Beh, come faremo? Tutti oggi vedranno Babbo Natale! Cosa? Sì, oggi noi dobbiamo realizzare il sogno di Bing! Ok, Bing, quindi oggi ti renderemo felice e non sarai più triste perché oggi qui tutti, compreso tu, vedranno Babbo Natale! Oh, io ero sicuro che mi avresti aiutato, Anto e Vinci! Siete meravigliosi! Cosa? È felice! Che bello vedrà Babbo Natale allora! Sì! Poi ci riuscirete! Che bello, vedremo Babbo Natale! Anto, da dove iniziamo? Cosa? Abbiamo sentito? Un suono? Cosa c'è scritto lì? Vinci, qualcuno ha fatto una magia sulla TV? E sembra essere una magia di Babbo Natale, Bing! Davvero? Allora mi ha ascoltato! Allora sa che voglio vederlo! Oh, io sono sicuro che realizzerà il mio desiderio! Grazie a voi, che voi mi aiuterete e siete tanto bravi e ci riuscirete! Ok, diavoletti, vediamo cosa c'è scritto su questa TV! Ok, se volete incontrare Babbo Natale, dovete trovare i 13 oggetti nascosti in questa villa! Noi dobbiamo trovare i 13 oggetti! Dobbiamo trovare i 13 oggetti nascosti in questa villa! E dobbiamo trovarli se vogliamo rendere felice Bing, altrimenti continuerà a piangere. Bing, sei pronto? Sono prontissimo, più che pronto! Ci aiuterai a cercare i 13 oggetti? Certamente! Hai capito bene? Ho capito, dovremmo trovare 13 oggetti nascosti per poter far comparire Babbo Natale come per magia. Sì, esatto. Dobbiamo trovare i 13 oggetti di Babbo Natale. Ma sarà molto difficile trovare 13 oggetti, ne sono tantissimi, quindi tu ci aiuterai, Bing. Va bene, non ci perderemo d'animo e ci riusciremo, okay. Ne sono certa. Okay. Abbraccino. Oh, grazie, Anto e Vinci, siete meravigliosi. Oh, che bello che sei, Bing. Ti aiuteremo, Bing, va bene? Sì. Noi realizzeremo il tuo sogno oggi. Sì, realizzeremo il sogno di Bing. Speriamo, perché sarà molto difficile trovare 13 oggetti nascosti di Babbo Natale. E poi sono nascosti in questa villa, e questa villa è gigante, quindi potrebbero essere dappertutto i 13 oggetti, Bing. Ok, Bing, iniziamo la ricerca. Iniziamo, dai, siamo super prontissimi. Siamo tutti e tre super prontissimi alla ricerca degli oggetti di Babbo Natale. Ok, Bing, dove dobbiamo iniziare a cercare? Non saprei, io comincerei proprio da qui, da questo salone. Da qui? Sì, hai proprio ragione, Bing. Io vedrei, non so. Dai, dove vediamo? L'albero, partiamo dall'albero di Natale, è il simbolo del Natale. Sicuramente ci sarà qualcosa. Cosa? Okay. Si sta avvicinando all'albero di Natale? Ha ragione, Bing. L'albero di Natale potrebbe nascondere qualche oggetto di Natale. Oh, nell'albero di Natale c'è un segreto? Esatto. Oh. Bing, hai trovato qualcosa? Oh. Forse sì! Forse sì, diavoletti! Forse ho trovato qualcosa! Cosa? C'è una cosa strana qui. Che cosa? Che cos'è? Cosa ha trovato, Bing? Ci sono degli occhiali! Forse, occhiali? Forse sono gli occhiali di Babbo Natale! Diavoletti! Bing ha trovato degli occhiali sul nostro albero di Natale! Anto, sembrano essere gli occhiali di Babbo Natale. Ha proprio ragione, Bing, ha trovato un oggetto di Babbo Natale! Vinci, sono occhiali? Sono proprio occhiali! Occhiali di Babbo Natale, guarda, adesso li provo. Sono gli occhiali di Babbo Natale. Diavoletti, Bing ha trovato gli occhiali di Babbo Natale? Esatto, li ha trovati proprio nel nostro albero. Complimenti, Bing. Grazie, Anto e Vinci, è stato semplice in realtà. Sì, Bing, ma ne mancano altri 12. Ne abbiamo trovato soltanto uno di oggetto. Ma non ci perderemo d'animo, ci possiamo riuscire. Sì, ci possiamo riuscire, ma sarà molto difficile far apparire Babbo Natale qui. Oh, diavoletti, abbiamo trovato soltanto un oggetto. Soltanto uno? È andato? Sì. L'abbiamo trovato? Gli occhiali, guardate. Eh sì, abbiamo trovato gli occhiali. Guardate, sono proprio occhiali e li abbiamo trovati! Dai, primo oggetto trovato! Adesso... Vinci! Aiuto, Bing! Aiuto! Cosa succede, Anto? Cosa? Cosa c'è lì? Sono delle cose! Bing!
Bing, sono delle impronte. Sono delle impronte! Diavoletti? Oh no, diavoletti, abbiamo trovato delle impronte in casa nostra. Guardate, chi è entrato qui? Aiuto! Guardate, sono delle impronte in questo modo. Si fanno delle impronte così. Vinci? Quindi ma... qualcuno? Forse è stato Babbo Natale. Forse Babbo Natale è entrato in casa nostra! Ed è sceso da queste scale, quindi adesso si nasconde in casa nostra e quindi potrebbe anche spaventarci. Bing? Ma io... Sì, Bing, ma mancano ancora 12 oggetti, altrimenti Babbo Natale non apparirà come per magia qui. È vero. Vinci, ma queste impronte giganti, secondo te sono di Babbo Natale? Guarda, sono giganti! Tu dici che potrebbe trattarsi di uno sconosciuto e non di Babbo Natale? Oh no, in questo caso avrei davvero tanta paura! C'è uno sconosciuto in casa nostra? È Babbo Natale oppure no? Cosa senti? Sento delle impronte fresche! Queste impronte sono fresche! Quindi sono state fatte proprio in questi attimi? Sì, sono fresche. Ok, ok. Qualcuno è entrato in casa nostra? Dobbiamo avere molta paura. Chi è stato? Chi è entrato in casa nostra? Bing, secondo te chi è? Non lo so, ma spero tanto che sia Babbo Natale e che non sia un ladro o qualcuno che voglia farci del male. Molta paura, diavoletti. Sì, abbiamo tutti molta paura. Io ho paura, Bing ha paura, Vinci ha paura. Babbo Natale, sa che sia tutto. Dobbiamo trovare altri 12 oggetti. Dai, Bing. Cosa? Oh no, no, un'altra cosa strana. Tanto, cosa succede? Aiuto, Bing, corri. Cosa? Qualcuno ha cercato di rompere il vetro per entrare dentro casa! Sì, qualcuno ha cercato di rompere il vetro! Con una pallina da tennis per entrare in casa nostra? Oh, forse siamo in pericolo! È uno sconosciuto? Oppure Babbo Natale, diavoletti? Chissà, è un mistero, questo è proprio un mistero! Chi ha cercato di entrare in casa nostra? Sì, qualcuno stava per rompere il vetro e... ha cercato di entrare in casa nostra! Ok, Bing, dobbiamo fare molta attenzione. Potrebbe trattarsi di un ladro, quindi dobbiamo tenere gli occhi ben aperti. Apri molto bene i tuoi grandi occhi verdi, Bing. Altro e Vinci, io ho pensato ad una cosa. Se ci sbrighiamo a trovare tutti i 12 oggetti che rimangono... Babbo Natale apparirà. Allora, se nel caso che fosse un ladro... scappiamo! Sì, scappiamo molto veloci, Bing! Diavoletti, la situazione è molto strana, molto strana! Sì. Lasciatemi spiegare! Il vetro della finestra è rotto! Guardate, qui c'è una pallina e Bing e Vinci hanno molta paura! Poi qui ci sono delle impronte e sono giganti! Di chi sono queste impronte? È un mistero! Adesso dobbiamo continuare a cercare gli oggetti! Esatto, ne mancano 12, Antone, sono tantissimi, quindi conviene sbrigarci. Eh sì, dobbiamo trovare 12 oggetti per incontrare Babbo Natale! Anto, Vinci, voi credete che troveremo qualcosa qui fuori? Secondo me sì, qui fuori c'è qualcosa, Bing, controlliamo. Sì, dobbiamo controllare nel nostro giardino! Anto, controlla in piscina, magari c'è qualcosa. Ok, sto controllando in piscina. No, ma non c'è niente qui dentro! Niente? Oh, ok, no. Bing, seguici da questa parte. Vinci, guarda! Sul gonfiabile c'è qualcosa lì, Bing. Vedi anche tu qualcosa di Babbo Natale? Sì, vedo proprio qualcosa. Sul gonfiabile c'è qualcosa. Andate a controllare. Aspetta, lo prendo, Anto. Vinci, cosa c'è su questo gonfiabile? Cosa? Anto, diavoletti? Ma questo è un altro oggetto. Sì, è un altro oggetto. È un cuscino. Sì, è un cuscino di Babbo Natale. C'è Babbo Natale qui sopra. Oh, un altro oggetto trovato. Ne mancano 11. Sì, ne mancano 11. Qui abbiamo trovato un cuscino. Guardate, diavoletti, un cuscino di Babbo Natale. Tanto, secondo me dobbiamo continuare a cercare qui fuori. Potrebbe esserci qualche altro oggetto. Tu cosa ne pensi, Bing? Sì, sicuramente
ne troveremo altri qui fuori. Okay. Il giardino è molto grande. Andiamo da quella parte? Ok, diavoletti. Qui abbiamo trovato un cuscino. Un cuscino! Esatto, oh. Un altro oggetto di Babbo Natale. Sì, mancano 11 oggetti. 11 oggetti per incontrare Babbo Natale! Esatto, Bing sta cercando. Bing, hai trovato qualcosa? No. Uffa. Bing, Bing! Vieni subito qui, guarda Anto cosa fa. Sta dormendo. Ma come? Anto, svegliati! Anto, svegliati! Anto! Non puoi dormire! Svegliati, dobbiamo trovare gli altri oggetti per far comparire Babbo Natale! Anto, Bing vuole incontrare Babbo Natale, adesso anch'io, quindi alzati! Ma che dormiglione che sei! Sì, ma qui abbiamo trovato un cuscino, mi è venuta voglia di dormire! Questo cuscino in realtà è un altro oggetto di Babbo Natale e questo ci serve per far comparire Babbo Natale qui nella vita reale, quindi... Non toccarlo, mancano gli ultimi 11 oggetti. Ok. Io continuo a cercare, non perderò tempo per dormire, eh? Ben detto, Bing. Ok, Bing, dai, andiamo nel parco giochi, dai! Qui controlliamo, Bing. Bing, dai, vieni nel parco giochi! Vieni a controllare qui, Bing! Qui potrebbe esserci qualche oggetto di Babbo Natale, di certo! Ok, controlliamo... Bing, vedi qualcosa? Non vedo nulla, vedo soltanto un mucchio di palline colorate! Eh sì, qui dentro ci sono soltanto palline! Giochiamo? Non ho voglia di giocare! Fermo, Vinci! Dobbiamo trovare gli oggetti! Hai proprio ragione! Non è il momento di perdere tempo! Non è il momento di perdere tempo! Stanco, mi riposo un attimo. Bing? Ehi! Ma c'è? Lì, sullo scivolo! Hai visto cosa c'è? Oh, guarda! Un Babbo Natale! Cosa? Diavoletti, Babbo! Diavoletti, guardate, una statuetta di Babbo Natale! Che bello, abbiamo trovato un altro oggetto di Babbo Natale. Era proprio lì, sullo scivolo, l'ho notato io. Guardatelo! Cosa? Guardate che bello! Diavoletti? È una statuetta di Babbo Natale! Ma perché questa statuetta di Babbo Natale era proprio qui? Che non ansia! So, chi l'ha messa qui? Chi l'ha messa qui? Chi l'ha messa sullo scivolo? Mi sa che siamo molto vicini a Babbo Natale. Mancano 10 oggetti, giusto? Sì, 10 oggetti e poi Babbo Natale apparirà qui. Ma secondo me Babbo Natale ci sta già spiando da qualche parte. Sì, Babbo Natale ci sta spiando. Secondo me Babbo Natale ci sta spiando. Quindi Bing, guardati un po' intorno, vedi Babbo Natale? Proprio no! Non lo trovo, Babbo Natale, non c'è qui! Voi avete visto qualcosa? No, niente, dai, nessuno. Dai, Bing, portiamo questo oggetto dentro, andiamo! Andiamo! Da questa parte, Bing! Dai, non perderti, Bing! Non perderti! Ok, seguici! Ok, dobbiamo tenere d'occhio Bing! Dobbiamo tenere d'occhio Bing! Eh sì, il sogno di Bing è incontrare Babbo Natale! Oh dai Bing, entriamo in casa! Ok! Abbiamo trovato 3 oggetti per ora, guardate il cuscino, gli occhiali di Babbo Natale e una statuetta di Babbo Natale! Bing, siamo molto vicini, mancano gli ultimi 10 oggetti! Gli ultimi 10 oggetti e incontreremo Babbo Natale! Quindi il tuo sogno si realizzerà! Speriamo che non sia un ladro. Continuiamo a cercare, non arrendiamoci. No, okay. Non ci arrenderemo mai. Dai Bing, vedi qualcosa? Tanto Vinci, guardate qui terra. C'è un puzzle. Puzzle? Diavoletti, Bing ha notato. Tanto sembra un puzzle di Babbo Natale. Sì Vinci, è un puzzle di Babbo Natale. È la figura di Babbo Natale, ma... manca un pezzo, la sua faccia! Sì, manca un pezzo! Diavoletti, qui manca un pezzo! Guarda, Bing, non c'è la faccia di Babbo Natale! Oh no! Allora, Anto, Vinci, dovremmo cercare quel pezzo! Dobbiamo cercare il pezzo del puzzle mancante? Sì, Anto, perché questo puzzle è un altro oggetto, quindi dobbiamo completarlo! Vinci, ma come faremo? Dobbiamo cercare per tutta la casa il pezzo? Esatto, c'è un pezzettino di puzzle nascosto fra queste mura. Dai, diamoci da fare! Lo troveremo! Hai un'idea, Bing? Guarderemo intorno! Sicuramente sarà qui! Secondo me potrebbe nascondersi fra quei libri! Ok, diavoletti! Bing pensa che il pezzo mancante sia in questi libri. Anto e Vinci, il sogno di Hope, che bello! Okay, controlliamo! Controlliamo... No, qui non c'è niente! Diavoletti, controlliamo in tutti i libri! Dai, controlliamo in tutti i libri...
Cosa? Diavoletti? In questo libro c'è? Sì! C'è un pezzo di puzzle? Diavoletti? Nel nostro libro, Anto e Vinci il sogno di Hope, c'è un pezzettino di puzzle! Il pezzo mancante di cui abbiamo bisogno per completare il puzzle! Vinci, prendiamolo! Prendiamolo! Che ansia, che ansia! Bing! Avevi proprio ragione, il pezzettino era fra i libri! L'avete trovato! Ok, adesso possiamo completare il nostro puzzle! Sì! Dai, completiamo il puzzle! Completiamo il puzzle! Dai! Dai, mettilo! Wow! Wow! Bing! Il puzzle è stato trovato e completato! Wow! Evviva! Ok, che bello! È davvero un bel puzzle! Ti piace questo puzzle di Babbo Natale? È bellissimo! Guardate, ok, diavoletti. Ok, Bing, ma vuoi o no incontrare Babbo Natale nella vita reale? Se lo voglio! Certo che lo voglio! Beh, allora restano da trovare altri 9 oggetti. Li troveremo. Altri 9 oggetti? Sì, diavoletti. Perché questo è soltanto il quarto. Noi ne avevamo da trovare 13, adesso levate 4. Mancano 9 oggetti. 9? Ancora 9. Mancano 9 oggetti, aiuto! Sì, ne sono tantissimi. Dobbiamo trovare altri 9 oggetti. Diamoci da fare, Anto e Vinci. Aspetta, dobbiamo Anto. Aspetta, Bing. Che c'è? Ma nella cuccia del nostro cagnolino sembra esserci qualcosa che non è mai stato lì. Cosa c'è qui dentro? Controlla, Anto, prendi. Cosa? Vinci? Sembra che... Aiuto! Nella cuccia del nostro cagnolino c'è qualcosa che appartiene a Babbo Natale? C'è qualcosa di rosso, dai, indossiamolo. Vediamo che cos'è. Sembra appartenga a Babbo Natale. Dai, Anto, mettilo. Bing, cosa ne pensi? Davvero il cappotto di Babbo Natale? È meraviglioso! Diavoletti? È il cappotto di Babbo Natale? Non ho parole. Ti sta davvero bene! È Babbo Natale! No, non sono io! Bing, non sono io! Bing, non abbiamo ancora completato la sfida, quindi Babbo Natale non è ancora apparso qui. Ma tranquillo, ce la faremo. Non sono Babbo Natale! Non sono Babbo Natale! Sì, ma indossi proprio il cappotto di Babbo Natale perché questo è il quinto oggetto che abbiamo trovato. Allora siamo vicini! Sì! Siamo molto vicini, mancano perché qui... Mancano 8 oggetti. Sì, mancano 8 oggetti, perché questo è il quinto oggetto! Che bello, Bing! Saltiamo! Che bello! Salta! Salta, Bing! Vinci! Diavoletti! Tanto, cosa vedi? Lì c'è uno stivale! Uno stivale gigante? Anto, ma dove? Guardate! Diavoletti, c'è uno stivale gigante! Ok, vieni qui! Vieni qui! Cosa? Bing! È scappato! Hai visto un altro quello stivale? Sì, che l'ho visto! Di chi sarà? Chi c'è in casa nostra? C'era uno stivale lì! Sì, c'era qualcuno lì! C'era proprio una persona! Ecco perché ci sono queste impronte! Ecco chi le ha lasciate! Erano di quello stivale! Ed ecco perché sono giganti! Perché quello stivale era un po' gigante, non credi? Esatto, è quello che volevo dire! Quello stivale era davvero grande! E corrisponde a quelle impronte! C'è qualcuno che ci sta spiando! C'è qualcuno che ci sta spiando in questa casa. Ok, ok, dai, continuiamo a cercare. Noi non sappiamo chi è. Chi è, diavoletti? Secondo voi è Babbo Natale? Oppure uno sconosciuto? Oh, io lo spero davvero che sia Babbo Natale. Potrebbe essere chiunque, ma noi mettiamoci alla ricerca degli 8 oggetti che mancano. Sì, ma chi indossava quello stivale gigante? Non lo so, Anto, voglio scoprirlo anch'io. Dobbiamo completare la sfida. Trovare i 13 oggetti nascosti di Babbo Natale. Adesso ne restano 8. Sì, perché 1, 2, 3, 4, 5, 5 oggetti. Anto, andiamo su? Su? Sì, andiamo da quella parte, non abbiamo controllato lì. Vinci? Cosa c'è vicino a questo vetro? Vinci, c'è... Il peluche di Babbo Natale? Eccolo qua, un altro indizio! Guarda, Bing! Oh, che carino! Ti piace, Bing? È davvero bello! Ti piace questo peluche di Babbo Natale? È davvero carino, è davvero prezioso, guardate! Ma non è a quello reale! Perché l'hai buttato? Dai, Bing! Sì, Bing, ma questo è un altro oggetto, quindi dobbiamo metterlo qui. Adesso ne mancano 7. Abbiamo trovato un altro oggetto? Adesso ne mancano soltanto 7. Dai, Bing, vuoi o no incontrare Babbo Natale? Mettiti alla ricerca. Vinci, aiuto! Qui dentro c'è qualcosa! Qui dentro c'è qualcosa! Anto, di che si tratta? Vinci? C'è qualcosa di rosso! Che cos'è? Un altro Babbo Natale! Un altro oggetto! Sì! Guarda!
bello! Abbiamo trovato un altro peluche di Babbo Natale! Che bello questo peluche! Ok, abbiamo trovato due peluche di Babbo Natale! Guardate! Quindi adesso mancano 6 oggetti da trovare, ne restano 6, Bing, siamo vicinissimi! Sì, diamoci da fare! Oh, un attimo però, io dovrei andare un attimo al bagno! In bagno? Bing, dobbiamo cercare gli oggetti? Sì, ma mi scappa! Cosa? Ok. Bing, devi andare un attimo in bagno. Dobbiamo aspettare anche Bing. Sì. Vi ricordo che Bing vuole incontrare Babbo Natale. È stata di Bing l'idea. Cosa? Sta andando in bagno? Ok, ti aspettiamo. Antonici, correte! Cosa? Cosa dici? Veloci, Antonici, correte, veloci! Cosa succede, Anto? Forse l'ho sconosciuto? Ah! Sul water c'è qualcosa? Tanto, ma c'è qualcosa di molto natalizio. Ok, Bing, spostati! Spostati! Potrebbe essere un indizio. Dai, vieni, Bing. Potrebbe davvero essere un altro oggetto. Sì, potrebbe esserlo. Vinci, Bing voleva andare in bagno, ma ha trovato un altro indizio. Esatto, perché sul water c'è qualcosa di molto misterioso. Diavoletti? C'è un copriwater di Babbo Natale. Sì, è un copriwater di Babbo Natale. Guarda, Vinci, guarda. Sì, i vestiti di Babbo Natale. Ok, diavoletti, abbiamo trovato il copriwater di Babbo Natale! Wow, Bing! Ottimo lavoro! A quanti oggetti siamo? Dobbiamo trovarne altri 5. Altri 5? Sì. Ok, Bing, puoi andare in bagno? Il bagno è libero ora. Ok, adesso vado in bagno. Va bene, ti aspettiamo qui, sbrigati. Sta andando in bagno, okay. Sta andando in bagno. Tanto, ma adesso che Bing è in bagno, così non si spaventa. Chi c'è in casa nostra? Eh sì, io non capisco. Diavoletti, Bing è un attimo in bagno. Possiamo parlare. Esatto, perché c'è qualcuno in casa nostra. E quel qualcuno, Anto, ti dirò di più, potrebbe anche rapire Bing. Oh no, secondo voi è uno sconosciuto che vuole rapire Bing? Oppure Babbo Natale? Anto, cosa succede? Lì c'è un cappello. Guarda, c'è un cappello lì, Bing. Davvero? C'è qualcuno che ci sta spiando. Lì c'è qualcuno che ci sta spiando. Oh, Anto, ma chi è? Ehi, tu, chi sei? Hai intenzione di rapire Bing, non è così? Vieni fuori, vieni fuori. È andato via. Ecco che sparisce di nuovo. Eh sì, è sparito. Nascondimi. Oh no, chi si nasconde in casa nostra? Che paura, che paura. Oh, chi è, diavoletti? Babbo Natale o uno sconosciuto? Se si tratta di uno sconosciuto, siamo in grave pericolo. Ok, ma io ho un'idea! Adesso, voi due, sì, proprio voi due, sì, resterete qui ad abbracciarvi. Abbracciatevi. E tu dove vai, Anto? Io vado un attimo a cercare gli ultimi oggetti, va bene? Sei proprio sicuro, da solo? Sì, vado da solo. Così, se succede qualcosa, griderò aiuto! Anto, stai attento, Anto! C'è uno sconosciuto che si aggira in casa nostra. Potrebbe essere pericoloso. È vero, stai attento, attento, Anto. Vai con cautela, stai attento, vai con calma. Fa attenzione. Fa attenzione, davvero. E se c'è qualcosa di strano, chiedi aiuto! Sì, griderò aiuto! Se mi succede qualcosa di strano! Così io e Bing verremo in tuo soccorso, vero Bing? Vero! Ok, adesso abbracciatevi! Oh! Oh, Bing e Vinci si stanno abbracciando! Adesso è arrivato il momento di andare a cercare gli ultimi oggetti per incontrare Babbo Natale! Restate lì! Restate lì, va bene? Fai attenzione, Anto! Ok, diavoletti, Bing è triste! E noi adesso realizzeremo il sogno di Bing! Mancano gli ultimi 5 oggetti! Oh, di Babbo Natale? Cosa? Ma sulla tavola non c'era questa tovaglia? Aspettate! La tovaglia di Babbo Natale? Guardate! La tovaglia di Babbo Natale! Wow, prendiamola! Cosa? Abbiamo trovato la tovaglia di Babbo Natale? Quindi mancano 4 oggetti! Ok, mancano gli ultimi 4 oggetti. Dai, continuiamo a cercare. Continuiamo a cercare. Cosa? Oh,
Sto trovando tantissimi oggetti, diavoletti. Oh, sui fornelli ci sono dei piatti? Piatti di Babbo Natale? Wow, guardate questi piatti! Oh, qui c'è Babbo Natale e qui ci sono tutti i dolci. Che buoni dolci! Ok, abbiamo trovato i piatti di Babbo Natale! Wow, piatti di Babbo Natale! Ok, mancano gli ultimi tre oggetti! Oh, tre oggetti? Dai, stiamo per vedere Babbo Natale! Lo incontreremo, incontreremo Babbo Natale nella vita reale! Mancano solo gli ultimi tre oggetti! Cosa? Diavoletti! Qui dentro! C'è qualcosa? Cosa? Sì, sono delle posate di Babbo Natale! Guardate, questo è un cucchiaio e questa è una forchetta di Babbo Natale! Quindi abbiamo trovato le posate di Babbo Natale? Guardate, di Babbo Natale! Ok? Mancano gli ultimi due oggetti! E scopriremo se in questa casa si nasconde uno sconosciuto oppure Babbo Natale! Ok, dobbiamo fare molta attenzione perché lo sconosciuto potrebbe rapirmi. Non sappiamo chi è stato. Guardate queste impronte, sono giganti! Ok? Che ansia, che ansia! Vinci! Bing! Dove siete? Oh no, Vinci e Bing erano qui! Aiuto! Oh no, Vinci! Bing, dove siete? Oh no, 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 no! Oh? Vinci e Bing sono scomparsi! E se lo sconosciuto avesse rapito Vinci e Bing? Oh no, dobbiamo cercarli, dobbiamo cercarli! Vinci! Cosa? Guarda cosa abbiamo trovato! Un altro oggetto! Erano fuori! Fuori al giardino? Guarda cosa abbiamo trovato! Guarda. È un altro oggetto di Babbo Natale! Guarda che carina! Avete trovato una coperta di Babbo Natale? Esatto! E dove l'avete trovata? Era proprio lì sul lettino! Era su questo lettino? Proprio sì. Qui! Mm-hmm. E l'abbiamo trovata! Guardate! È davvero calda! Abbiamo trovato una coperta? Eh sì, guarda, una coperta di... Girati, Bing! Guardate! Babbo Natale! Una coperta di Babbo Natale! Ok, dammi la coperta! Che freddo! Diavoletti, guardate! Abbiamo trovato una coperta di Babbo Natale! Anto, tu hai trovato qualcosa? Sì, ho trovato tante cose! Quindi, quanti mancano? Adesso manca l'ultimo oggetto! L'ultimo oggetto, Bing! Non posso crederci! Non posso crederci, manca pochissimo! Babbo Natale sarà qui! Vedremo Babbo Natale, che bello! Oh, speriamo che sia Babbo Natale! Dai, Anto, sì, certo che è Babbo Natale! Oh! Bing, attenzione! Alzati, dai! Poverino, è caduto! Dai, Bing, ti aiuto, vieni! Dai! Ero troppo felice di vedere Babbo Natale! Lo so, quindi la tua felicità ti ha fatto cadere! Adesso che abbiamo trovato questa coperta, manca l'ultimo oggetto! Adesso manca l'ultimo oggetto. Guardate, abbiamo trovato tantissimi oggetti di Babbo Natale. Una statuetta. Ora l'ultimo. Ok, dov'è l'ultimo oggetto? Dov'è l'ultimo oggetto? E questa è la vera domanda. Dov'è? Dove sarà? Bing, devi cercare l'ultimo oggetto. Ok, posso uscire da questo lato? Vai, esci. Vado a vedere. Tanto, Vinci! Forse qui c'è qualcosa! Cosa? Hai trovato qualcosa? Venite! C'è una pallina con la faccia di Babbo Natale! Cosa? Tanto è la faccia di Babbo Natale, se questo fosse l'ultimo oggetto! È l'ultimo oggetto! Diavoletti, abbiamo trovato una pallina di Babbo Natale! Quindi abbiamo trovato l'ultimo oggetto che ci serviva per completare... Vinci, che c'è? Guardate! Non ci posso credere! Cosa? Vinci, Bing! Avete superato la prova! Avete trovato i 13 oggetti e adesso vi meritate un premio! Babbo Natale, sì! Babbo Natale!
Aiuto! Guarda, i suoi occhiali sono bellissimi. Oh, si stanno abbracciando tutti? Ma perché io non vengo abbracciato? Dai, Anto, vieni. Anto, vieni anche tu. Ok, siamo tutti dentro. Ok, Babbo Natale, cosa ci hai portato? Guarda quanti regali. Babbo Natale, ma eri tu che ci stavi spiando? Esatto. Proprio io. Tu ci stavi spiando? Ti ho fatto vedere il mio cappello e i miei scarponi. Ti ho lasciato delle impronte lì. Quindi è stato dal primo momento Babbo Natale? Stavo spiando con i miei occhi e i miei occhiali. Vedete qui? Le mie sacche sono piene, piene di regali per voi. Piene. Babbo Natale, cosa mi hai portato? Non vedo l'ora di ricevere il mio regalo. Tanti regali ho portato, Anto. Guarda, su quei sacchi sono pieni. Sì, ok. Dai, Babbo Natale, vogliamo vedere il regalo. Cosa? Babbo Natale? Bing, sei felice? Tantissimo, sono al settimo cielo, ho realizzato il mio sogno. Adesso? Non riuscivo ad aspettare fino a Natale, Babbo Natale, io volevo vederti. Adesso sono ancora più contento. Guardate qui cosa c'è per voi. Cosa ha portato cosa Bing? Cosa c'è? Abbiamo. Cosa c'è per noi qui? Cosa c'è qui dentro? Guardiamo, c'è un gonfiabile grandissimo, gigante, enorme. Cosa? Diavoletti, guardate! Non finisce mai! Cosa? Ferragamo! Così possiamo giocarci insieme, Anto e Vinci! Oh, ma è gigante! Ma cosa dobbiamo fare per accenderlo? Dobbiamo uscire fuori e metterlo in spina! Diavoletti, ma devo mettere questa spina qui dentro? Esatto, Anto! Diavoletti, adesso ve lo insegno, ma state molto attenti! Alziamo qui. Cosa? Infiliamo la spina qui dentro. Ok. Diavoletti, attenzione alle dita. Inseriamo la spina. Già. Cosa? Bing, guarda, si sta accendendo. Che bello, così posso giocarci. Diavoletti? Dammi la mano, Bing. Grazie, Babbo Natale. Il tuo regalo. Sono tanto felice. Hai portato un regalo super speciale? Sì, questo regalo è super speciale. Si sta gonfiando, si sta gonfiando. Adesso sarà gigante? Grandissimo. Che più bello. Di me, più di me, più di voi. Diavoletti, adesso si gonfierà. Questo è il regalo che ci ha portato Babbo Natale. Ok, che ansia, Bing, hai ansia? Tantissima, non vedo l'ora di vederlo. Guarda, Anto è gigante. Cosa? Si sta gonfiando! Cosa? Anto, guarda! È gigante! È un gonfiabile di Babbo Natale gigante! Bing, ti piace? Che bel regalo! Grazie, Babbo Natale! Babbo Natale, dove sei? È andato via! Oh. Ma dai, Bing, almeno hai visto Babbo Natale! Spero di vederlo di nuovo presto! E poi ti ha lasciato un regalo gigante! Esatto, questo è gigante! Wow, è un regalo veramente molto bello, Bing. Potrai abbracciare il tuo gonfiabile Babbo Natale gigante. Questo sarà un bellissimo ricordo di questa bellissima giornata. Oh, ti piace, Bing? Tantissimo. Ogni volta che lo abbraccerò, ricorderò questa giornata meravigliosa. Sarà come abbracciare il vero Babbo Natale. Diavoletti, ho una piccola domanda per voi. Cosa chiederete a Babbo Natale per quest'anno? Io ho chiesto il libro di Anto e Vinci. E voi? Cosa avete chiesto? Commentate qui sotto e fatemelo sapere. È proprio notte? Esatto. E noi adesso stiamo registrando un video perché questa notte ci divertiremo tantissimo. Cosa? Ci divertiremo? Io voglio andare a dormire. Ma no, dobbiamo fare un pigiama party. Un pigiama party? Sì, Diavoletti. E dobbiamo divertirci un mondo con tantissimi peluche super rari e morbidosi. Vinci ha preparato un pigiama party. Eh sì, sei pronto? Sì, sono pronto. Voglio fare questo pigiama party con Kirby e voglio fare questo pigiama party con Doraemon. Ok, Anto, allora preparati. Guarda. Vinci, Doraemon e i tuoi capelli sono uguali. Sì, lo stesso colore, guarda. Sì, metà biondi e metà blu e Doraemon è blu. Oh, non è super carino, ma guardate, è super peliccioso ed è super morbidoso. Ok, Anto, ma dobbiamo fare il pigiama party, quindi vieni, dai, Vinci. Andiamo. Vinci, ma hai messo tu questi palloncini nella nostra casa? No, no, non erano qui. Diavoletti, ci sono dei palloncini molto strani. Aspetta, perché qui... ma qui c'è Yoshi? Sì, c'è Yoshi di Super Mario, ma non l'hai messo tu? No, no, non l'ho messo io.
Cosa c'è qui? Vinci il palloncino di Skibidi Toilet. Ok, non ho messo né Skibidi Toilet né Yoshi, ma neanche il Grimace. Il palloncino del Grimace? No, no, non era qui. No, veramente. Vinci, guarda Skibidi Toilet. È proprio gigante. No, non li ho messi io, ma... Qui Pikachu? C'è anche Pikachu? Pikachu sei tu? Diavoletti, ma perché c'è il palloncino di Pikachu, il palloncino di Skibidi Toilet? In casa nostra? Sì, se guardate. Nessuno li ha messi. E chi è stato? Né io né tu abbiamo messo questi palloncini, quindi questo sì che è molto sospetto. Questo vuol dire che in casa nostra c'è uno sconosciuto? Oh no? Qualcuno si nasconde in casa nostra? Ok, Otto va a controllare. Va a controllare lì dietro. Potrebbe nascondersi qualcuno. Diavoletti, c'è qualcuno in casa nostra? No, nella vasca da bagno non c'è nessuno. Ok, io pensavo ci fosse qualcuno nella vasca da bagno. Molto sì, spaventoso, cosa hai visto? Non ci sono solamente questi tre palloncini, ma guarda. Oh, è pieno di palloncini! È pieno zeppo di palloncini qui, guarda, in casa nostra. Il palloncino di Nab Nab, di Gatti. Guarda, e guarda qui chi c'è. Super Mario? Mario? Sì. Vinci, guarda questo palloncino. Cos'è? Il palloncino di un insetto? Non scoppiare, ok? No, non abbiamo intenzione di scoppiare nessun palloncino. Vinci, questo insetto è super gigante, sì, guarda. Sì, l'ho notato, è molto grande. È un insetto super gigante, qui c'è scritto non scoppiare. Beh, no. Noi non tranquillo. Scoppieremo mai questo palloncino. Ok, ma da questa parte no, altri palloncini, vediamo di chi si tratta. Vinci, dobbiamo scappare da questa casa. Non lo so, questi palloncini sembrano molto misteriosi, ma qui chi c'è? Il mostro giallo di Rainbow Friends. Ok, dobbiamo controllare quello. Diavoletti, verde? Secondo voi chi è quello? Chi sarà? Quello verde? Oppure potrebbe essere il mostro Jumbo Vinci, Josh. Vieni qui. Di chi si tratta? La persona cassa di Skibidi Toilet? Cosa? Diavoletti, conoscete questo personaggio? Sì, tutti conosciamo questo personaggio ed è molto spaventoso. Sì, la persona cassa di Skibidi Toilet è molto spaventosa. Possiamo anche rimandare il pigiama party e uscire da qui. Vuoi uscire da questa casa? Certo, non è sicuro stare qui. C'è il palloncino. Vinci! Il palloncino di... Cosa? Piggy? Cosa ci fa lì, Piggy? Ma lì ce n'è un altro, guarda. Quale, Vinci, quale? Dobbiamo avvicinarci, ma ce n'è un altro lì proprio dietro di te, eccolo. Cosa, quello verde? Sì, dobbiamo avvicinarci. È okay. Sicuro avvicinarsi, potrebbe trattarsi di... Vinci, ma chi ha messo questo palloncino super gigante? Questo l'ho messo io per il pigiama party, che è andato in rovina. Vinci, volevi fare un mega pigiama party? Sì, volevo, Anto. Ottimo utilizzo. Perché adesso non possiamo più fare il pigiama party. Guarda in casa nostra cosa è successo. Sì, qualcuno è entrato in casa nostra, ha messo questi palloncini paurosi e adesso ha rovinato il pigiama party. E ci ha spaventati. Sì. Ma qui chi c'è? Guarda, qui c'è il palloncino di Among Us pauroso. Ok, non promette bene. È molto spaventoso. Chi ha messo? Un altro? Sì, c'è bianco. Il palloncino di Huggy Wuggy. Huggy Wuggy? Sì, da quanto tempo c'è il palloncino di Huggy Wuggy con la sua bocca super gigante? Ok, quindi cosa facciamo? Vinci? È arrivato un messaggio? Ma cosa dice? Ok, adesso scopriremo chi ha messo questi palloncini e chi ha rovinato il tuo pigiama party. Oh, bravo. Ok. E Vinci? Qui? Leggiamo. Leggi. Che ansia, Diavoletti. Dai, Anto, dobbiamo scoprire chi ha combinato tutto questo in casa nostra, mentre noi volevamo solo fare un pigiama party, ma è stato tutto rovinato da questi palloncini. Vinci, chi ha messo questi palloncini? Scopriamolo. Ok. Attenzione, sì, dobbiamo fare molta attenzione. Sì, perché qui ci sono i palloncini molto misteriosi, quindi bisogna fare molta, ma molta attenzione, ma perché? Ok, attenzione, gioco del palloncino. Gioco, è un gioco. Un gioco, diavoletti, scopriamo di più, venite. Un gioco. Ogni volta che scoppierete un palloncino, vi trasformerete nel personaggio. Ok, poi... Cosa? Vinci? Ogni volta che scoppiamo un palloncino, ci trasformiamo nel personaggio. Cioè, se io scoppiassi questo palloncino, mi trasformerei nel mostro giallo. Di Rainbow Friends. Hai capito proprio bene. Io non voglio essere il mostro giallo. Io non voglio essere nessuno, Anto, neanche Skibidi Toilet, né Pikachu, né Nab Nab, né Super Mario, e neanche questo insetto gigante. Sì, non vogliamo essere un insetto super gigante. No,
nessuno di questi palloncini, quindi non scoppieremo niente. Vinci, che ma ansia, cosa che dice ansia. Sotto? Dice qualche altra cosa qui. Vinci, cosa sta succedendo questa notte? È notte! Ok, per tornare esseri umani dovete completare una sfida. Ok, quindi se tu scoppiassi questo palloncino ti trasformeresti nel mostro e poi per diventare di nuovo un umano io dovrei completare una sfida, altrimenti tu resteresti questo mostro di Rainbow Friends per sempre? Sì, Vinci, è molto triste. Ogni volta dobbiamo completare una sfida. Ma se si trattasse di sfide difficili? Se fossero Vinci, sfide... un altro messaggio! Vinci, un messaggio più spaventoso, più pauroso! Ancora più spaventoso di quello precedente! Vinci, no, non leggi. Guarda, c'è una faccia spaventosa qui, l'ho sconosciuto! Forse... quella faccia, sì, si tratta della persona che ha messo tutti questi palloncini ed ha innescato questa trappola per Vinci, noi. Guarda, siete pronti a scoppiare i palloncini? Giocate a questo gioco? Non potete più uscire? Attenzione. Oh, ok, no. Vinci, noi non possiamo più uscire. Diavoletti? Io e Vinci, sì, proprio io. Io, Hanto, Vinci, non possiamo più uscire da qui perché adesso c'è questo gioco in corso, ma io avevo in mente un pigiama party, non un gioco spaventoso dei palloncini. Ok, Vinci, ma guarda, vieni a vedere, la porta è bloccata, vieni. Oh, Diavoletti, il pigiama party è stato rovinato. Io rovinato. Avevo preparato tutto così bene, guarda questo palloncino gigante, guarda qui, sì, guarda, qui peluche. Vinci, guarda dallo specchio. Oh sì, è molto grande. Eh sì, questo palloncino è mega gigante, ma qualcuno ha rovinato il tuo pigiama party. Mettendo questi palloncini, tutti questi palloncini in casa nostra. Ok, Vinci, ma guarda. La porta è bloccata, non si apre. È bloccata. No, non possiamo più uscire. Bloccati in casa nostra. Ok, quindi cosa ci tocca fare adesso? Io non ci gioco. Vinci, guarda. Non si apre, non si apre. Ok, quindi vorresti giocare al gioco dei palloncini? No, è una pessima idea. Vinci, dobbiamo giocare per forza al gioco dei palloncini. Altrimenti non usciremo mai più da qui? Sì. Cioè, resteremo qui dentro per sempre? Vinci, ok, adesso noi dobbiamo scoppiare un palloncino. Eh sì, dobbiamo scoppiare un palloncino e dobbiamo giocare a questo gioco. Perché altrimenti non potremmo mai più uscire da qui e sarebbe terribile. Eh sì. Ma è terribile anche scoppiare un palloncino e trasformarsi in un mostro, Vinci, Anto. Dobbiamo scoppiare un palloncino. Guarda, questo è quello di Super Mario. Ok, secondo te quale dobbiamo scoppiare e chi inizia? Allora dammi questo, quindi noi dobbiamo scoppiare un palloncino, giusto? Sì, quale? Esaminiamoli tutti. Piggy, guardate qui c'è Piggy. Sì. Sarà Piggy il primo palloncino ad essere scoppiato? Oppure l'insetto. Oppure questo insetto gigante. Oppure Pikachu. Che è molto carino, ma potrei darti una scossa. Quindi dobbiamo pensare anche ai lati negativi. E poi c'è il Grimace. Il Grimace? Vinci, io non voglio bere il milkshake del Grimace. Beh, se io mi trasformassi nel Grimace potrei prepararti il milkshake, chissà. No, oppure... io non voglio bere il milkshake del Grimace. Il Grimace è molto spaventoso. Oppure tu potresti diventare Nub Nub e con i tuoi denti super aguzzi potresti mordermi. No. Oppure Skibidi Toilet. No, non voglio trasformarmi Skibidi Toilet, non voglio. Io volevo solamente Iniziamo. Fare un pigiama party. La sfida inizia, diavoletti, la sfida inizia. Dobbiamo il gioco giocare al gioco dei palloncini? Vinci. Sul serio? Vinci, sono le 3 di notte. Lo so, è molto tardi. Io avevo... Dobbiamo giocare a questo gioco e basta. Muti, ok? Ok. Se no non possiamo... Vinci, se no non possiamo dormire. Se no quindi... non possiamo dormire, niente pigiama party, niente uscita, diavoletti, niente. Sì, guardate, guardate. Fuori è proprio notte. Eh sì, è notte. Tutti stanno dormendo. Voi state dormendo. E noi adesso faremo questo gioco molto spaventoso. Quindi restate con noi. Ma guarda... c'era anche una pallina per il nostro pigiama party. Oh, avevi preso anche una pallina? Sì. Wow. Adesso è inutile. Eh sì, è inutile. Dobbiamo giocare a questo gioco dei palloncini. Ok, Vinci, chi inizia a scoppiare i palloncini? Io. Tu? Sì, perché io volevo fare il pigiama party, ma è andato in rovina, quindi adesso scoppi i palloncini, dai. Oh, Vinci, che bella la tua borsettina. Sì. Wow. Magari ci divertiremo con questo gioco, chissà. Che carina! Mi piace. La nostra serata è stata rovinata. Adesso la nostra serata non è più così tanto carina, perché qui c'è il mostro giallo dei Rainbow Friends. Ok, dobbiamo iniziare questo gioco, quindi... adesso inizio a scoppiare io il mio palloncino. Ok. Dov'è la stecca? Ecco, ce l'ho.
una stecca per scoppiare il palloncino. Ok, Vinci, quale palloncino vuoi scoppiare? Nab Nab, tocca a te. No, Vinci, mi raccomando, non scoppiare, non scoppiare il palloncino dell'insetto. Guarda, qui c'è scritto non scoppiare e non sappiamo questo insetto gigante che cos'è. Non lo so, Anto, ma questo palloncino è molto misterioso perché c'è scritto non scoppiare. Poi è un insetto molto misterioso e se questo insetto fosse veramente super gigante, Vinci, e se distruggesse la nostra casa? Questo insetto super gigante non si deve scoppiare. No, no, no. Non possiamo scoppiare questo insetto. Ok, insetto no. Ok, Vinci, forse quale palloncino scoppi? Il mostro giallo dei Rainbow Friends. Cosa? Sì, potrebbe essere un'opzione valida. Cosa ne dici? Vinci, no, non scoppiare il palloncino del mostro giallo, potresti volare. Ok. Che ansia. Che ansia. Dai, Anto, non mettermi ansia. Dobbiamo giocare. Il cream ace. No, Vinci, non voglio bere il milkshake. Allora, Pikachu, dai. Guarda. Sì. Cosa? Vinci, Vinci, non scoppiare, Pikachu. Non scoppiare, Pikachu. Ho veramente molta paura. E se mi desse una scossa d'elettricità? Dai, Anto, scoppio Pikachu. Non c'è da preoccuparsi. Vinci, no. No, non farlo. Dai. Vai. Scoppio. Dai, dai. No, non si scoppia. Non si scoppia. Beh, si scoppierà prima o poi. No, Vinci, non farlo, non scoppiare, Pikachu! Cosa? Vinci? Hai scoppiato Pikachu? No, 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 Vinci! No, 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 no! Cosa? Pica, pica. Vinci? Oh no, adesso vedrete Vinci e vi scioccherete, eh sì, vi scioccherete tutti! Vinci adesso è Pikachu, eh sì, guardate! Adesso Vinci non può più parlare con me! Vinci, sei tu? Vinci! Oh, no, dove vai? Oh no, Vinci sta andando in bagno. Vinci, Pikachu, non distruggere tutta la casa. Ok, Vinci, Pikachu, vieni qui. Cosa ci fai in bagno? Guardate. Vinci, Pikachu, è proprio sul water. Eh sì? Vinci, Pikachu, dai, non fare casini. Diavoletti, adesso Vinci e Pikachu. Eh sì? Oh no, devo fare qualcosa. Cosa? Adesso Vinci e Pikachu non può più parlare con te? Oh no, diavoletti, è molto triste. Perché Vinci adesso è Pikachu? Guardate, guardate. Eh sì, Vinci e Pikachu. Oh no. Io sono molto triste, molto triste. Voglio iniziare a piangere. Ho perso Vinci per sempre. Cosa? Un altro messaggio? Se vuoi far tornare Vinci, Vinci Pikachu un essere umano, devi trovare la Pokéball nascosta. La Pokéball nascosta? Ok, diavoletti, dobbiamo trovare la Pokéball nascosta. Dove possiamo mai trovare la Pokéball nascosta? Che ansia. La Pokéball? No, è soltanto un Chupa Chups molto spaventoso e io non voglio aprire questo Chupa Chups. Ok, dobbiamo trovare la Pokéball. La Pokéball? Chi ha messo questa maschera qui? Diavoletti, è una maschera molto spaventosa. Che ansia, chi ha messo questa maschera qui? Ok, indossiamola. Indossiamo questa maschera. Dai, dai, proviamo. Ok. Ciao, diavoletti, sono il mostro di Halloween. Ok, basta. Ok, dobbiamo trovare la Pokéball. La Pokéball nascosta. Questo è un bicchiere. Secondo voi in questo bicchiere si nasconde la Pokéball? No, in questo bicchiere non c'è niente. Ok, aspettate, controlliamo meglio. Pokéball, dove sei? Pokéball. No, in questo bicchiere non c'è niente. Ok, noi dobbiamo trovare la Pokéball. Dobbiamo completare tutte le sfide. Perché Vinci è Pikachu. E noi dobbiamo far tornare Vinci un essere umano. Ok, la Pokéball. Ho un'idea. Ho un'idea. Forse la Pokéball si nasconde nella cassaforte? Quindi... Oh, forse... Il numero preferito? Oh... Forse, sì, è il numero preferito di Vinci? Eh sì, il numero preferito di Vinci è il numero 3. Forse dobbiamo cliccare 3, 3, 3, 3. Cosa? La cassaforte, sì... È aperta? Ok, prendiamo quello che si nasconde qui dentro. Cosa? Una Pokéball?
Diavoletti, diavoletti, avevo ragione. Abbiamo trovato la Pokéball. Eh sì, abbiamo trovato la Pokéball. Diavoletti, adesso che abbiamo trovato la Pokéball, secondo me dobbiamo aprire questa Pokéball. Ok, apriamo questa Pokéball insieme, dai. Dai, vediamo quello che si nasconde. Vediamo quello che si nasconde. Apriamo, apriamo questa Pokéball. Ok, ok. Diavoletti, ci sono tantissime caramelle? Eh sì, ci sono tantissime caramelle di Pokémon. Wow, non ho mai visto queste caramelle. Diavoletti, guardate, è una caramella super rara. Eh sì, è una caramella super rara di un Pokémon. Ok, abbiamo completato la prima sfida. E adesso... Vinci è sempre Pikachu. Vinci! Guardate, diavoletti. Vinci è Pikachu. È proprio Pikachu. No, io non riesco a parlare con te. Vinci, mi senti? Pika pika! Io non ti capisco. Tu continui a parlare nella tua lingua Pokémon, ma io non ti capisco. Questo significa che io e Vinci non possiamo più parlare. No, non possiamo più parlare. Oh no, è arrivata la fine di Anto e Vinci. Oh, cosa? Ci sono altre sfide? Uffa. Devo trovare il Pokémon nascosto? Uffa, diavoletti. La seconda sfida per salvare Vinci è trovare il Pokémon nascosto. Un Pokémon? Perché? Qui dentro c'è un altro Pokémon. Un altro Pokémon? Ok, dobbiamo trovare il Pokémon nascosto. Ok, diavoletti? Ma io devo andare un attimo in bagno. Adesso vado un attimo in bagno e... Non esco più. No, non voglio più uscire. Perché ho veramente molta paura di questa sfida. Diavoletti, io resto qui in bagno. Dai. Cosa? Diavoletti, nel water c'è qualcosa? E se fosse un insetto? Vedete un insetto nel water? Diavoletti, che cos'è nel water? Che cos'è nel water? Un Pokémon? Diavoletti, è il Pokémon! È Magikarp! Guardate, diavoletti! Oh, oh, non ho mai visto questo Pokémon nella vita reale. Eh sì, abbiamo trovato un Pokémon. Era nel water? Questo Pokémon era nel water? Ok, abbiamo trovato il Pokémon. Wow! Cosa? Ok, abbiamo trovato un Pokémon. Sì, abbiamo completato la seconda sfida. E adesso, qual è la terza sfida? Vinci è sempre Pikachu. Vinci! Guardate, diavoletti. Vinci è Pikachu. Cosa? Il cuscino di Pikachu gigante? Devo trovare il cuscino di Pikachu? Oh, un cuscino? Forse si trova nel letto? Eh sì, diavoletti, dobbiamo cercare molto bene in questo letto. Perché tutti i cuscini sono in un letto. Ok, cosa? Diavoletti, no, questo è un cuscino normale. Eh sì, un cuscino normale. Non è il cuscino Pikachu gigante. Dobbiamo salvare Vinci. Perché io sono molto triste. Ok, non devo essere più triste. Non devo piangere. Dobbiamo salvare Vinci. Noi dobbiamo trovare il cuscino Pikachu. Il cuscino Pikachu, cuscino Pikachu, dove sei? Cosa? Era sotto il cuscino? Oh, diavoletti, abbiamo trovato il cuscino Pikachu. Wow, il cuscino Pikachu, non l'ho mai visto. Diavoletti, il cuscino Pikachu? Wow, è morbidoso ed è proprio... Il cuscino di Pikachu? Eh sì, è proprio il cuscino di Pikachu. Ok, proviamo il cuscino di Pikachu. Wow, Pikachu. Ok, abbiamo completato? Abbiamo completato tutte le sfide. Cosa? Complimenti? Adesso Vinci tornerà un essere umano? Wow! Adesso Vinci? Vinci? Dove sei? Oh no! E se Vinci? Cosa? C'è qualcuno che mi sta spiando? È Pikachu? Diavoletti? È Vinci oppure è Pikachu? Perché qualcuno mi sta spiando, guardate! C'è qualcuno che mi sta spiando? Ok, sei tu Vinci? È stato elettrizzante. Ti ho salvato. Meno male che ho salvato Vinci. Eri Pikachu. Tu eri proprio Pikachu. Lo so. Tutti ti abbiamo visto. Lo so. Ero Pikachu. Oh.
Tu non mi capivi? Io ti parlavo, mi sentivi? Sì, ma io non ti capivo perché tu continuavi a dire pica 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 pica. Okay. Io non ti capivo. Ma adesso basta. Questo gioco è terribile. Noi potremmo perderci per sempre. Eh sì, perché se io non riuscissi a completare la sfida, tu potresti essere il Grimace per sempre, oppure Skibidi Toilet per sempre, Vici, oppure Nab Nab per sempre, Super Mario per sempre, questo scarafaggio insetto gigante per sempre. Vinci, io non voglio perderti, non voglio perderti, ma dobbiamo continuare questo gioco. Eh sì, questa giornata potrebbe essere la fine di Anto e Vinci. Diavoletti, questo potrebbe essere l'ultimo video di Anto e Vinci. Uffa. Quindi dobbiamo continuare a giocare. Ok, Vinci. Io so cosa scoppiare. So cosa scoppiare. Cosa? Guarda, questo è un insetto super gigante. No. Perché? No. Perché no? Perché questo potrebbe essere molto, molto pericoloso. Non farlo. Ok, 3, 2, 1. No, non lo faccio. Perché qui c'è scritto... Non scoppiare. Esatto, qui c'è un avvertimento. Quindi questo significa che questo insetto potrebbe essere super gigante e potrebbe distruggere l'intera casa. Diavoletti, venite. Mm? Diavoletti. Io so già cosa scoppiare. Cosa? Vinci, guarda. Questa è la persona cassa di Skibidi Toilet? No, non esiste. Questo palloncino non esiste. Dove l'hai visto? Non Vinci, c'è. Esiste. Oh, guarda, questa è la persona cassa. E io ho scoppiato questo palloncino. Ho scoppiato il palloncino della persona cassa? Adesso cosa ti succede? Vinci? Cosa? Diavoletti, guardate. Anto adesso è la persona cassa? Eh sì, non è più un essere umano. Cioè... Adesso è la persona cassa, guardate! Oh no, 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 dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa! Io non voglio mica stare con la persona cassa! Eh no, rivoglio Anto, persona cassa! Oh, no, oh, oh sì, dimenticavo, è una cassa, quindi dobbiamo fare molta attenzione! Oh, ha un volume molto alto! Ma cosa dice? Cosa? Oh no, adesso Anto è la persona cassa di Skibidi Toilet! Può farti del male? Oh, adesso può farmi anche del male? Oh, adesso è proprio lì? Non è più qui? Anto cassa è lì? Ok, Anto cassa, non farmi del male. Eh? Per far tornare Anto persona cassa un essere umano, devi trovare il cuore nascosto in questa casa? Perché in questa casa c'è un cuore nascosto? Ok, dov'è? Dov'è, diavoletti? Aiutatemi! Sotto questi cuscini c'è il cuore nascosto? Oh, forse qui sotto? No, neanche. Ok, dobbiamo cercare il cuore nascosto. Dov'è, secondo voi? Io non lo vedo da nessuna parte. Il cuore nascosto è qui da qualche parte? Ok, forse qui in questi cassetti. Sì, sono molto sospetti. Apriamo questo. È vuoto, completamente vuoto, quindi non è qui. Forse qui? Neanche. Anche questo è completamente vuoto, quindi non è quello giusto. Forse questo? Vuoto? Questo? Vuoto? Questo? Completamente vuoto. Ok, mi arrendo, basta. Oh, aspettate, non ho controllato questo. Ok, anche se so già che... Cosa? Qui c'è il cuore nascosto ed è super bellissimo. Oh, guardate il cuore nascosto. Aspettate, lì dallo specchio. Oh. Oh. Ok, stai bene? Vinci? Cosa c'è? Era una cassa? Una cassa, sì. Vinci? Ok, io ho veramente molta paura. Anch'io. Hai completato la sfida? Sì, ma è stato molto difficile. Per un attimo ho pensato di perderti. Vinci, non piangere, dai, non piangere. È stato molto difficile, Anto, tu non puoi capire. Dobbiamo smetterla con questo gioco, potrebbe essere molto spaventoso. Diavoletti. Diventare Skibidi Toilet. Guardate. E non sapere di poter ridiventare un essere umano. Vinci, sai, guarda. Sai che potrebbe succedere? La faccia di Skibidi Toilet è molto spaventosa. Ok, ma adesso tocca a me. Cosa tocca a te? Vinci, non scegliere. Vinci,
Cosa? Dobbiamo continuare con questo gioco, non possiamo finirla qui. Ok, il vinci. Grimace? No, non scoppiare il palloncino del Grimace. Il Grimace. No. Tocca a te, Grimace. No, no, vinci, dai, no. Ok, dai. No, vinci, no. Spostati. Il Grimace, no. Dai, io non voglio bere il milkshake del Grimace. Ok, Anton, ma non c'è basta scelta. C'è Nab Nab. Oh, forse Nab Nab, sì. Sarebbe la scelta giusta? No, vinci, okay, Nab Nab, no. Ok, l'insetto gigante. L'insetto super gigante inaspettato. Vinci, no, non devi scoppiare l'insetto perché qui c'è scritto non scoppiare? Qui c'è scritto non scoppiare? E noi non sappiamo il perché. Ok, Yanto, ma ci sono altri palloncini, tantissimi palloncini. C'è il mostro giallo di Rainbow Friends, ad esempio. No. Among Us? No. Allora, Huggy Wuggy? No. Per caso Piggy? No. E allora l'insetto? No. Ok, allora scoppia Super Mario. Cosa? Vinci, hai scoppiato il palloncino di Super Mario? No, Vinci, no, 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 no. No! Cosa? Vinci adesso è Super Mario? Ok, Vinci, adesso sì che ho molta paura. E se vinci Super Mario diventasse Super Mario pauroso? Oh no, Vinci, cosa? Dove vai? Diavoletti, dov'è Vinci Super Mario? Cosa? Ok, ok. Oh no? Vinci adesso si trasformerà in Super Mario? Sì, sarà difficile salvare Vinci. Ok, diavoletti, questa volta dobbiamo mettercela tutta, perché è molto difficile salvare Vinci Super Mario. Oh no? Perché Vinci ha scoppiato questo palloncino? Perché l'ha fatto? Che ansia, che ansia. Guardate, Vinci è proprio Super Mario. Vinci... Oh no, che ansia! Non si ricorda neanche di me? No, non si ricorda di me. Ti ricordi di me? Oh no, diavoletti? Non mi ha neanche parlato. Adesso è in bagno. Eh sì, è proprio in bagno. Uffa! Non si ricorda di me. Che ansia, che ansia. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Come faccio a salvare Vinci Super Mario? Questa giornata è terribile. Cosa? Ci sono tantissime sfide? Per salvare Vinci Super Mario, devi trovare il fiore di Super Mario? Impossibile? Ok. Il fiore di Super Mario. Questo. Eh sì, il fiore di Super Mario. Io non l'ho mai visto nella vita reale. E voi, diavoletti, avete mai visto il fiore di Super Mario? Ok. Se Vinci Super Mario si avvicina, noi abbiamo questa spada. Eh sì, perché Super Mario potrebbe diventare pauroso. Ok, non avvicinarti, non avvicinarti. Ok, ma non possiamo far del male a Vinci. Quindi, non posso usare la spada. Perché Super Mario è proprio Vinci. Dobbiamo ricordare questa cosa. Uffa. Io non salverò mai Vinci Super Mario. È impossibile trovare il fiore. Impossibile. Dov'è il fiore? Oh, un fiore! No, è soltanto una cassa. Non è un fiore. Uffa, oh, un fiore! No, è soltanto... Oh, dell'acqua. Non è un fiore. Ok, diavoletti, dobbiamo trovare il fiore. Il fiore! Oh, no... No, 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 è il palloncino di Piggy, il palloncino di Piggy, non è un fiore. Diavoletti, dov'è il fiore? Su questa sedia non c'è niente, niente di niente. Oh, controlliamo qui dentro. Eh sì. Cosa? Oh no, aspettate, rifacciamolo, rifacciamolo. Cosa? Diavoletti, avete visto anche voi? Ok, rifacciamolo. Wow, il fiore! Diavoletti, abbiamo trovato il fiore? Oh, ok, abbiamo completato la prima sfida. Diavoletti, adesso che abbiamo trovato il fiore di Super Mario, eh sì, il fiore, proprio il fiore, adesso devi trovare il cioccolato di Super Mario. Il cioccolato? Ok, il cioccolato. Aspettate.
Il cioccolato di Super Mario non esiste? Io non ho mai visto il cioccolato di Super Mario nella mia vita. Ok, oggi vedremo per la prima volta il cioccolato di Super Mario. Oh! Vinci, mi hai spaventato, ok? Ma Vinci non si ricorda di me. Adesso è Super Mario. Mi hai spaventato. Non devi apparire all'improvviso. Oh, ok. Dobbiamo trovare il cioccolato. Il cioccolato! Doraemon, tu sai dove si trova il cioccolato? Controlla vicino la mela. Eh? Perché Doraemon parla? Oggi succedono delle cose molto strane. Ok, devo controllare vicino la mela. La mela? Oh, ecco la mela! Diavoletti? Sì, qui c'è una mela. Vedete la mela? E Doraemon ha detto che devo controllare vicino la mela. Ok, controlliamo vicino questa mela. Cosa? Diavoletti? Il cioccolato di Super Mario? Diavoletti, guardate! È il cioccolato di Super Mario? Ok, secondo me dobbiamo dare un morso. Eh sì, dobbiamo dare un morso per completare la sfida. Ok, qui c'è la moneta, qui c'è Yoshi, qui c'è Super Mario. Quindi, adesso diamo un morso a questo cioccolato. Eh sì, proprio un morso, dai. Molto, molto buono. Molto buono. Questo cioccolato è buonissimo. L'ho finito tutto. Eh sì, l'ho finito tutto. Sfida completata. Ok, ma Vinci è sempre Super Mario, guardate. Eh sì, non smette di essere Super Mario. Ok, Vinci. È molto difficile farti tornare un essere umano. Ma diavoletti, io sto iniziando a pensare. E se scoppiassimo il palloncino di quest'insetto? Qui c'è scritto non scoppiare. Che ansia, che ansia. Ok, diavoletti, continuiamo. Continuiamo perché dobbiamo salvare Vinci Super Mario. Ok, questa è l'ultima sfida. Devi riuscire a far cadere tutti i birilli. I birilli? Cosa? No, no, no. Sì, lì ci sono tantissimi birilli. E io devo riuscire a far cadere tutti i birilli in un solo tentativo? Solo una volta? Ok, diavoletti, dobbiamo prendere questa palla e se vogliamo salvare Vinci Super Mario, dobbiamo riuscire a far cadere tutti questi birilli in un solo tentativo. Quindi datemi tanta forza, dai! Forza, forza Anto, urlate forza Anto! Ok, ok. Diavoletti, prendiamo questa palla... Oh, non ho il coraggio, non ho il coraggio. E se non cadessero? Ok, 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 prendiamo questa palla. E adesso colpiamo questi birilli. Lo faccio per te, Vinci. Io non voglio perdere Vinci. 3, 2, 1. Tutti i birilli sono caduti? Evviva! La sfida è completa! Abbiamo completato la sfida! La sfida è completa! Wow, diavoletti, guardate! Tutti i birilli sono caduti! Sì, tutti i birilli sono caduti! Cosa? Wow, complimenti! Aiuto! Ok, adesso Vinci è un essere umano! Cosa? Vinci, sei tu? Sì. Ce la faccio più con questo gioco. Sta diventando troppo, Anto. Vinci, alzati! Lo so, è molto difficile. Non voglio più giocare a questo gioco. Non vuoi più giocare? Vinci, dobbiamo completare questo gioco per uscire da questa casa. Questo lo so, ma so anche che sarà molto difficile uscire da qui. Perché sarà molto difficile completare questo gioco? Guarda! 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 Guarda qui! E guarda lì! Guarda lì! Guarda qui! Guarda... Cioè, guarda! Ci sono tantissimi palloncini in questa casa! Sarà molto difficile! Ok, Vinci! Noi... Io ho preso una decisione! Cosa? Adesso scoppio un altro palloncino! No! Anto, sei proprio sicuro? Secondo me dobbiamo smetterla con questo gioco. Vinci, no. Io adesso scoppio un altro palloncino. Tu ce la farai, non ti preoccupare. E se non ce la facessi?
E se non riuscissi a completare la sfida, ti rendi conto? Hai paura di perdermi? Esatto. Anch'io ho paura di perderti. E allora posa quella? No. Ok, amici, adesso io ho preso una decisione. Cosa? Io non dirmi, non hai preso la decisione Vici, peggiore della tua mi vita. Mi manca molto Huggy Wuggy. È da tanto tempo che non vediamo Huggy Wuggy. Beh, a me non manca. Quindi, Vici, Anto, cosa fai? Tre diavoletti? No. Dopo tantissimi mesi vedremo di nuovo Huggy Wuggy. No. Ho scoppiato il palloncino di Huggy Wuggy. Quindi adesso Vici? Sul serio vedremo di nuovo Huggy Wuggy. Anto? Ok, diavoletti, vedete anche voi Huggy Wuggy davanti ai vostri occhi? C'è proprio Huggy Wuggy. Anto, è scoppiato il palloncino di Huggy Wuggy. Non doveva. Una pessima idea, guardate adesso. Oh no, dai Anto, sono Vinci. So che non ti ricordi più di me perché adesso sei Huggy Wuggy, non sei più Anto, guardate. Dobbiamo controllare qui. Anto è Huggy Wuggy? Oh no, si sta arrabbiando? Oh, diavoletti, guardate. Anto Huggy Wuggy si sta arrabbiando e questo significa pericolo, perché guardate la bocca di Huggy Wuggy. E adesso si sta arrabbiando, si sta arrabbiando. Dobbiamo fare molta attenzione, ok? Cosa? Si sta arrabbiando? Si sta arrabbiando molto. Dobbiamo guardarci le spalle. Ok, ecco, cosa dice? Per salvare Anto Huggy Wuggy devi trovare lo zaino leggendario mai visto di Huggy Wuggy. È gigante? Lo zaino leggendario mai visto di Huggy Wuggy? Ci credo, non ho mai visto lo zaino gigante di Huggy Wuggy. Vedremo lo zaino gigante di Huggy Wuggy? Bene, ok, io sono come questa faccina in questo momento. Eh sì, così. Perché non ho idea di dove si trovi lo zaino di Huggy Wuggy. E quindi sono come questa faccina. Non ci resta altro che cercare. Ok, su questa sedia no. Qui? No. Oh, in questa cassaforte no. Chiudiamo. Ok, forse qui sotto? Qui ci sono cuscini. Un altro cuscino. No, nessuna traccia dello zaino di Huggy Wuggy. Dobbiamo sbrigarci. Ok, diavoletti. Anto Huggy Wuggy è lì dietro. Mi sta spiando. Dobbiamo solamente controllare se c'è lo zaino gigante di Huggy Wuggy. Aspettate. Aspettate. Oh, io pensavo fosse Huggy Wuggy nella vita reale, ma in realtà è lo zaino di Huggy Wuggy. Cosa? Oh, diavoletti, sì, è proprio lo zaino. Guardate, aspettate. Voi non potete capire. Lo zaino di Huggy Wuggy? Wow, guardate. È lo zaino di Huggy Wuggy. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Complimenti. Guarda in bagno. E adesso cosa c'è in bagno? Per caso altri palloncini? Ok, dobbiamo andare a controllare. Sì, lo dice l'iPad. Andiamo. Andiamo a controllare in bagno. Con lo zainetto di Huggy Wuggy. Ok. Andiamo. Oh, Anto, stai bene? Oh, no, sapevo che sarebbe stata una pessima idea scoppiare il palloncino di Huggy Wuggy. Vinci, ma c'è Huggy Wuggy dietro di te? No, è soltanto lo zainetto di Huggy Wuggy. Anto, lo so, ha spaventato Ha spaventato anche me. Ok, dai, Anto, alzati. Vinci, ma cos'hai dietro la schiena? È lo zainetto di Huggy Wuggy. Voglio vederlo. Sì. Cosa? Ha due facce. Questa, che è molto carina, guarda. Sì, è molto carina. E poi questa. Che è mostruosa. Ok, basta. Ok, dobbiamo continuare con questo gioco? Eh sì. Ancora? Vinci? Ancora? Vinci? Vinci? Ho un'idea, ho un'idea. Scappare da qui? Vinci, ho un'idea. Qual è la tua idea? Vinci, guarda qui. Questo palloncino ha un insetto, sì, ha un insetto, proprio un insetto gigante. Sì, Anto, e qui c'è vero anche che qui c'è scritto non scoppiare, quindi qual è la tua idea di pessimo gusto? Vinci, perché noi non possiamo scoppiare questo palloncino? Io ho veramente molta ansia di vedere cosa nasconde. Ok, Vinci, dai, adesso scoppiamo questo palloncino.
Perché non possiamo? Sei sicuro? Ok, diavoletti, fra poco vedrete la cosa più epica di questo video. Ma se qui c'è scritto non scoppiare, un motivo ci sarà. Ok, adesso scoppieremo il palloncino dell'insetto gigante. Secondo fra tre, me non sarà una buona due, idea. Uno. Non è una buona idea, non puoi scoppiare questo palloncino. Qui c'è scritto non scoppiare. Quest'insetto è gigante. Vediamo. Ho scoppiato il palloncino. L'hai fatto? Cosa? Vinci, guarda. Ma perché non siamo diventati un insetto? È arrivato un messaggio. Cosa dice? Oh no, adesso entreranno tantissimi insetti nella vostra casa. Controllate nella vasca. Cosa? Vinci, guarda. Adesso arriveranno tantissimi insetti nella nostra casa. Ok, quindi scoppiando il palloncino dell'insetto non ci siamo trasformati in un insetto, ma abbiamo solo creato un'invasione di insetti nella nostra casa? Questo sì che è terribile. Diavoletti, adesso ci saranno tantissimi insetti? Che ansia. Tantissimi insetti nella nostra casa? Sì. Adesso? Stanno per... tu? Vinci. Hai scoppiato il palloncino... dove c'era scritto non scoppiare? Vinci, sta per arrivare. Vinci, sta per arrivare l'invasione di insetti. Ma adesso dobbiamo controllare nella vasca. Andiamo, vieni con me. Vinci ha paura. Io non voglio andare a controllare nella vasca. Ci saranno tantissimi insetti ed ho molta paura. Vinci, dai. Andiamo a controllare nella vasca, sì. Vieni. Ok, diavoletti, adesso controlleremo nella vasca da bagno. E speriamo non ci siano tantissimi insetti. Guardate, guardate. Questa è la vasca da bagno. E noi dobbiamo controllare dentro. Eh sì, adesso ci avvicineremo a quella vasca da bagno. E vediamo se si nasconde un insetto. Ok. Andiamo, diavoletti, controlliamo fra 3, 2, 1. Oh, cosa? Oh no, è gigante. C'è un insetto nella vasca da bagno? Cosa ci fa lì? Vinci, quell'insetto è super gigante e si nasconde nella nostra vasca da bagno. Si muove! Diavoletti, adesso usciranno tantissimi insetti. Sì. Anche da lì, perché c'è un'invasione di insetti? Fra poco ci sarà un'invasione di insetti in casa nostra. Eh sì, ci sarà un'invasione di insetti. Ci saranno tantissimi insetti. Cosa? Stanno uscendo tantissimi insetti? Vinci, dobbiamo scappare. Ok. Vinci. Dobbiamo fare molta attenzione. Stanno... ci sono tantissimi insetti, sì, dall'altra parte. Stanno uscendo. Vinci, stanno uscendo. Adesso verranno qui in questa casa. Dobbiamo nasconderci. Cosa? Guardate, sul muro c'è un insetto. Anche sul muro? Oh, sì, sì, ci sono tantissimi insetti dappertutto. Vinci, adesso secondo me dobbiamo scappare da questa casa. Sì, in effetti sì. Guardate, c'è un insetto gigante lì sul muro. È andato via. Vinci, gli insetti sono dappertutto. Forse è entrato qui dentro. Gli insetti sono dappertutto. Cosa? Avete visto? Una persona... C'era una persona... Cosa? Una persona sta correndo in questa foresta? Ok, dobbiamo vedere chi è. Chi è? Chi sei? Ehi, tu cosa? Hai... diavoletti? Che cos'è? Che cos'è? Un mostro? Aiuto! Aiuto! Ehi, tu chi sei? Oh no, 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 ho veramente molta paura. Vinci, dove sei? Vinci! Vinci! Cosa? Ah! Aiuto! Tu non sei Vinci! Dov'è Vinci? Dov'è Vinci? Dammi la telecamera. Vuoi la telecamera? Dammela. No, io non ti do la telecamera. Aiuto, diavoletti. Siamo in questa foresta. Ok, ok, aiuto. Dobbiamo togliere quella maschera. Cosa? Vinci? Sei tu? Era Vinci? Ma perché mi hai fatto questo scherzo con questa maschera? Per vendicarmi, perché tu mi fai tantissimi scherzi. Vinci mi ha fatto uno scherzo di pessimo gusto in questo video. Uffa! Oh, ok, io odio questa maschera. Odio questa maschera. Già, la rompo, l'ho rotta. Così tu non potrai più usarla. Cosa? Ok. Già, ecco fatto! Mi sono arrabbiato perché non sapevo che fossi tu! È stato divertente, ti sei spaventato molto, è così? È stato uno scherzo molto realistico. Ci sei cascato in pieno. Ti odio, maschera! Già, già, già!
Ok, Vinci, noi siamo in questa foresta. Oh, voglio fare una bellissima passeggiata perché oggi faremo tantissime cose! Esatto. Vinci? Vieni qui! Ho visto qualcosa! Un Diavoletti! Altro mostro di Halloween? Ho visto qualcosa di molto spaventoso! Venite qui! Guarda, c'è una cosa molto spaventosa lì! Diavoletti? Che cos'è? Chi ha lasciato questo qui? Vinci? Ma che cos'è, un secchiello di Halloween? C'è una faccia paurosa! Sì, è un secchiello di Halloween! Ma chi l'ha lasciato qui nel bel mezzo della foresta? Non lo so, e poi c'è un vento pazzesco oggi qui! Diavoletti? Chi ha lasciato questo secchiello qui? Non lo so, siamo nel bel mezzo della foresta, non so chi abbia lasciato questo secchiello di Halloween pauroso qui. Ok, dobbiamo vincere, dobbiamo tornare a casa, c'è troppo vento. Prima vediamo cosa si nasconde qui dentro, perché c'è qualcosa. Ok, diavoletti, dobbiamo vedere quello che si nasconde qui dentro. Siamo sicuri di voler vedere cosa si nasconde qui dentro? Certo che sì, dobbiamo controllare. Ok, prendiamo quello che c'è qui dentro. In questo secchiello spaventoso di Halloween. Cosa? Aiuto! Aspetta, Anton, non urlare. Leggiamo cosa c'è scritto. Cosa c'è scritto su questi fogli? Leggi. Ok, questo è il primo foglio, leggiamo. Attenzione, già non mi piace. Attenzione, perché dobbiamo stare attenti? Non lo so, continua. Ok, attenzione, oggi sarà una giornata spaventosa. Oh no, perché c'è quella mano in un lago? Diavoletti, ma perché c'è questa mano in un lago? Guardate, questo è un lago. E qui c'è una mano che spunta dal lago, non è spaventoso? Sì. E qui c'è scritto che oggi sarà una giornata spaventosa. Perché sarà una giornata spaventosa oggi? Che c'è, Vinci? Anto? Che c'è? Chi ci sta fissando da quel foglio, guarda! Ah! Cosa? Diavoletti, c'è qualcuno che ci sta fissando dal foglio? Volete visitare? Vinci, Vinci! Aspetta, io ho molta paura! Perché abbiamo preso i fogli da qui dentro? Perché l'abbiamo fatto? Stupido secchiello! Stupido ok, secchiello. Anto, oggi ti stai arrabbiando con tutto. Stupido! Dobbiamo... Vinci, aspetta! Oh, ci sono dei cani che si stanno avvicinando. Ciao, cagnolini! Ma noi dobbiamo questi fogli che sembrano essere molto spaventosi. Eh sì, diavoletti, oggi è una giornata molto spaventosa. Dobbiamo vedere cosa sta succedendo oggi. Volete visitare il lago più infestato? Infestato? Cosa? Volete visitare il lago più infestato di questo parco? C'è un lago? Infestato? In questo parco c'è un lago infestato? Ok, vuol diavoletti. Vuol dire che quella mano è stata fotografata proprio nel lago che si trova in questo parco? Sì. Dove siamo noi adesso? Diavoletti? Oh no. In questo parco si nasconde un lago spaventoso! Ok, oh, no. dobbiamo vedere tutti i fogli, dai Vinci. Oh no, ma la mia risposta è no, la tua? Sì! Vogliamo visitarlo! Cosa? Sì, dai, andiamo! Tanto potrebbe essere pericoloso. Vinci! Guarda! Abbiamo una missione! Abbiamo una missione! Abbiamo una missione! Vinci? Dai, Vinci, continuiamo a leggere. Dai, leggiamo. Oh, non avere paura! Non avere paura! Dai, dobbiamo visitare il lago più infestato di questo parco! Dovresti averne di paura. Il lago più infestato di questo parco vuol dire che c'è qualcuno in quel lago. Dai, leggiamo questi fogli. La vostra missione oggi è visitare il lago più infestato di questo parco? Dicono che si nascondono tantissimi... Zombie? Zombie sott'acqua? Cosa? Ci sono tantissimi zombie sott'acqua? Ma non ci credo! È soltanto una leggenda! Sì, diavoletti, noi oggi, Anto e Vinci, che ha molta paura, visiteremo il lago più infestato di questo parco! Lago più infestato di questo parco, stiamo arrivando! Hai letto questo messaggio, Anto? Si nascondono degli zombie sott'acqua! Degli zombie? Sai chi sono gli zombie, no? Gli zombie, Vinci? Creature che si muovono... Vinci! Allarme! Allarme! Diavoletti, sta per succedere qualcosa di molto brutto! Guardate! Andate sempre avanti per visitare il lago più infestato! Dobbiamo andare sempre avanti? Sì, dobbiamo visitare il lago più infestato di questo parco! Eh sì, nel lago
Potrebbero esserci tantissimi zombie, ma noi dobbiamo andare in questo lago. Dobbiamo visitare questo lago. Sei d'accordo con me? No, non sono assolutamente d'accordo con te. È molto spaventoso. Uno zombie potrebbe tirarci nel lago. Vinci? Oh no, noi potremmo essere tirati da uno zombie e potrebbe trascinarci sott'acqua. Esatto, quindi è una pessima, pessima idea. Dai, Vinci, andiamo sempre avanti. Andiamo sempre avanti per visitare il lago più infestato di questo parco. Andiamo. Ok, quindi dobbiamo andarci. Anto? Scegli sinistra o destra? Devo scegliere sinistra o destra? Esatto. Perché, Vinci? Perché devo scegliere sinistra o destra? Perché forse io non voglio visitare il lago più infestato di questo parco? Non vuoi? No, uffa, scegli. Vinci! Dai, tutti i diavoletti vogliono vedere il lago più infestato di questo parco! Ma a noi toccherà andare proprio vicino al lago nella vita reale. Uno zombie potrebbe tirarci nel lago. Ok, sinistra o destra, sinistra o destra... Io voglio andare a visitare quel lago. Io no. Quindi, secondo voi, diavoletti, cosa devo scegliere? Aiutatemi! Dai, che vogliamo tutti andare a visitare quel lago. Diavoletti, non dite nulla. Destra! Dobbiamo andare a visitare il lago più infestato di questo parco. Evviva! Come ho fatto a scegliere la risposta giusta? Purtroppo ce l'hai fatta. Ah, ce l'ho fatta! Che bello! Ho scelto destra e nella destra c'è andate a visitare il lago più infestato di questo parco! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Ballo, 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 ballo! Andiamo, andiamo, Vinci! Andiamo sempre avanti! Ok, quindi dobbiamo avvicinarci al lago più infestato di questo parco? Sì, Vinci, dai! La strada è molto lunga! Sempre avanti, era scritto su quel foglio. Sì, dobbiamo andare sempre avanti! E nel lago ci sono mani che spuntano e sono le mani degli zombie! Uffa! Vinci, non è vero! Diavoletti, adesso noi ci avvicineremo a quel lago e vedremo se è la verità! Chissà se ci sono gli zombie in quel lago. Ok, stiamo camminando sempre avanti e ci avvicineremo al lago più infestato di questo parco. Vinci, hai paura? Tantissima paura. Oh, Vinci ha veramente molta paura. Oh, Vinci sta camminando e ha veramente molta paura. Non è una buona idea. Invece sì, dai, andiamo, Vinci. Non lo è per niente. Uffa, ma perché Vinci non vuole? Dai, Vinci, andiamo. Ci andiamo insieme, non succederà niente. Invece sì. Uno zombie! Ah! Ah, uno zombie! Vinci, non scappare, è uno scherzo! Non ci sono gli zombie qui. Non ci sono gli zombie, è uno scherzo! È uno scherzo. Dai, vieni! Uno scherzo di pessimo gusto. Stiamo per andare a visitare il lago più infestato di questo parco e tu fai questi scherzi, Anto. Dai, andiamo! Dobbiamo andare al lago più infestato di questo! Vinci, sempre avanti! Ma attenzione agli ostacoli! Sì, stiamo camminando da tantissimo tempo e ci sono tantissimi ostacoli. Vinci, dai, dobbiamo fare molta attenzione, molta attenzione! Ok, noi adesso andremo al lago più infestato di questo parco, ho molta paura. Sì, sempre avanti, Vinci, sempre avanti. Aspetta, sto superando questo ostacolo ed è molto grande. Salta! Ecco fatto, adesso... C'è questo tronco mega lunghissimo, ok? Sì, diavoletti, dobbiamo fare molta attenzione. Stiamo per arrivare al lago più infestato di questo parco! Che ansia, stiamo camminando. E ci stiamo avvicinando sempre di più al lago spaventoso. Vinci, questo dovrebbe essere il lago più infestato di questo parco. Diavoletti, siamo arrivati al lago. Questo è il lago più infestato di questo parco. Ok, adesso sto iniziando ad avere molta, molta più paura. Perché non c'è nessuno? Diavoletti, perché non c'è nessuno vicino questo lago? Non c'è proprio nessuno, siamo le uniche due persone. Cosa? Vinci, guarda, nel lago c'è qualcosa. Nel lago c'è... Ah! Aiuto! Che Vinci! È uno scheletro? Guarda! Nel lago c'è...
Uno scheletro? Che ha dimenticato la sua gamba. Ok, Vinci. Ok, Anto, cosa significa questo? C'è uno scheletro. Abbiamo trovato uno scheletro vicino a questo lago. Guardate i suoi occhi, sono super giganti e rossi. Cosa Vinci, significa? In questo lago c'è qualcosa. Guardate, diavoletti, dobbiamo guardare attentamente questo lago, perché all'improvviso potrebbe uscire una mano. Quindi aspetta, dobbiamo indagare, giusto? Sì. Adesso metto la mia mano in questo lago, così scopriremo subito chi c'è qui. Vinci, non mettere la mano nel lago! Oh no, Vinci sta mettendo la mano nel lago! È Vinci, sicuro? Non farlo, dovrei non farlo. Farlo! Potrebbero tirarti, potrebbero tirarti! Vinci, non farlo! Non farlo! Che c'è, Vinci? Non c'è niente qui dentro. Non c'è niente? Nessuno che mi sta tirando. Vinci! Oh, no, 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 no! Che c'è, qualcuno Vinci? Qualcuno mi sta tirando, aiuto! Oh, no, no, stanno tirando, Vinci! Stanno tirando! Un altro scherzetto di Halloween! Non si fanno questi scherzi! Vinci, non fare più questi scherzi, va bene? Io pensavo veramente che qualcuno ti stesse tirando nell'acqua. Oh, no. Oh, tu no. Pensi che davvero ci sia qualcuno qui dentro, uno zombie? Non lo so, diavoletti, in questo lago potrebbe esserci di tutto. Chissà cosa c'è in questo lago. Cosa potrebbe esserci? Vinci, guarda! Qui ci sono dei fogli, ci sono dei fogli! Cosa? Oh no, chi ha lasciato questi fogli vicino a questo lago? Leggiamo cosa dicono. Ok, ci sono questi fogli molto strani lasciati vicino a questo lago. E poi ti ricordo che c'è anche uno scheletro. Ok. Dagli occhi tutti rossi. Ma perché c'è questo scheletro vicino a questo lago? Non lo so, qualcuno l'avrà messo qui, ma chi? Un okay, zombie? Ok, vediamo. Dobbiamo leggere. Cosa dice? Attenzione! Se vedete una mano nel lago, dovete subito scappare. Potrebbe rapirvi. Una mano nel lago? Potrebbe Vinci! Rapirci? Io non vedo nessuna mano. E voi, diavoletti, vedete una mano nel lago? No, io ho anche messo la mia mano nel lago, ma niente è successo. No, non c'è niente. In questo lago ci sono solo foglie. Non c'è niente. Io non vedo una mano da nessuna parte. Voi, diavoletti, cercate di vedere una mano. C'è no, una mano Vinci, qui? Non c'è niente. Ok, leggiamo questo. C'è un altro foglio qui. Vinci, dobbiamo fare molta attenzione. Cosa dice questo? Siete arrivati al lago? Sì. Attenzione, ci sono tantissime cose strane. Guardate bene il lago. In questo lago ci sono tantissime cose strane. Ok, in questo lago c'è un mistero. Noi dobbiamo scoprirne di più. Quindi adesso rimetto la mia mano dentro. Vinci, non mettere la mano nel lago. Non mettere la mano nel lago. Perché? Cosa potrebbe succedere, Anto? Vinci, no, non mettere la mano. Non mettere la mano nel lago. Non farlo, Vinci, non farlo. Non c'è niente qui dentro. Non c'è niente? No, soltanto foglie. Ne siamo certi? Sì. Guarda, Anto, proprio la mia mano nel lago. Non c'è niente, Vinci, attenzione, togli la mano. Dai, Vinci, basta. Torniamo a casa, andiamo via. Noi non dobbiamo stare vicino a questo lago. Dicono che qui dentro c'è qualcuno, ma io non vedo nessuno. E tu vedi qualcosa in questo lago? Vinci! Cosa? Io vedo degli occhi. Vedo degli occhi in questo lago! Dove? Diavoletti, adesso vi faccio vedere. Vedo degli occhi in questo lago. Ci sono degli occhi lì! Guarda! Guardate! Ci sono degli occhi lì! Vinci? Adesso li vedo anch'io e ci stanno fissando. Ci sono degli occhi in questo lago? Questi occhi ci stanno fissando. C'è una persona in questo lago. Diavoletti, c'è una persona in questo lago perché ci sono degli occhi. Avete visto? Oh! Vinci, una mano! Una mano in questo lago! Devi scappare! Vinci, dobbiamo scappare, dai! Dobbiamo scappare! Vinci, sediamoci qui! Sediamoci qui! Ok, Yanko, è molto spaventoso. C'era qualcuno in quel lago? Non mi avvicinerò mai più! Avete visto tutti una mano? Potrebbe tirarci nell'acqua e io non voglio questo! Lì dentro c'è qualcuno e noi dobbiamo scoprire questo mistero! Vinci, dobbiamo restare seduti su questa panchina per sempre! Non devi mai più avvicinarti al lago! Io mi alzo. Oh no, diavoletti! In questo lago ci sono anche gli animali, che carini! Sì, ma stanno scappando tutti in quella direzione. E perché stanno tutti scappando? Guarda, Vinci! Oh. Tutti stanno scappando, tutti gli animali! Anto, guarda! Stanno scappando tutti, significa che quella persona ci sta inseguendo e adesso potrebbe trovarsi qui. Bene, è il mio momento. Devo mettere la mia mano in questo lago.
Vinci vuole mettere la sua mano nel lago. Vinci, non farlo, non farlo! Questa persona che si nasconde in questo lago potrebbe essere pericolosa per tutti, quindi dobbiamo mettere fine a tutto questo. Vinci, non mettere la tua mano, non mettere la tua mano qui dentro! Guarda, stanno continuando a scappare, poverini. Eh sì, stanno continuando a scappare. Ma perché gli animali di questo lago scappano? Che c'è? Vinci, aiuto! Cosa è successo? Anto, qualcuno ha tirato la mia mano qui sotto. Cosa? Hanno tirato la tua mano? Sì, proprio la mia mano, qualcuno sotto questo lago. Oh no, io non voglio che ti rapisca. Non voglio che la persona che si nasconde qui sotto ti rapisca. Dobbiamo fare molta attenzione. Vinci, non mettere mai più le tue mani qui dentro. Mai più, non metterò mai più le mie mani qui dentro. Quindi adesso dobbiamo andare via. Non mettere le tue mani qui dentro. Vinci, Vinci! Vinci! Qualcuno mi ha tirato ancora. Oh no, qualcuno vuole rapire Vinci. Eh sì, diavoletti, qualcuno vuole tirare Vinci sott'acqua. Esatto. Oh no, c'è qualcuno in questo lago. Vinci, ok, c'è una regola. C'è una regola. Mai più avvicinarsi di un solo centimetro a questo lago. Anto, allontanati, potrebbe tirare i tuoi piedi. Oh no, potrebbero tirare i miei piedi. Non dobbiamo mai più avvicinarci al lago. Eh sì, mai più. Vinci, allontanati. Mai più vicini a questo lago, mai più. Ok, Anto, dobbiamo allontanarci da questo lago adesso. Vinci, io ho trovato una cosa molto strana vicino a questo lago. Che hai trovato? È una cosa molto strana. Adesso ve la mostro, venite. Anto, cosa hai trovato? Guarda, c'è un tombino vicino a questo lago. E sembra essere un tombino molto sospetto. Diavoletti, forse è da qui che passa la persona che si nasconde in quel lago, che ha cercato di rapirmi. Eh sì, diavoletti, secondo me la persona entra proprio qui dentro e si nasconde nel lago. Che ansia, che ansia! È molto spaventoso. Questo è un tombino molto sospetto. Sì, è un tombino molto sospetto. Vinci, non avvicinare le tue mani. No, secondo me non dobbiamo avvicinare le nostre mani. Potrebbe tirarci anche da qui. Ok, c'è qualcuno? Nel lago c'è qualcuno? Ehi, mi sentite? Vinci, dobbiamo scappare. Vinci, scappa. C'è qualcuno lì sotto. Aiuto, hai sentito? Sì. Hai sentito? Sì, certo che ho sentito, abbiamo sentito tutti. C'è qualcuno lì sotto. Un verso di un mostro. Secondo me è lo zombie. Secondo me è lo zombie che si nasconde sotto quel lago. Lo zombie che ha cercato di tirarmi sott'acqua. Sì, si tratta di quello zombie. Ok, diavoletti, dobbiamo avvicinarci di nuovo a quel lago. Eh sì, dobbiamo avvicinarci a quel lago spaventoso! Dobbiamo riavvicinarci? Sì, e dobbiamo prendere una barca! Una barca? Che ci porta nel bel mezzo del lago? Eh sì, voglio prendere una barca! Andiamo, così esploriamo tutto il lago! Oh no, ma potrebbe essere spaventoso, Anto! Lo zombie potrebbe tirarmi dalla barca! Prendiamo una barca! Ma lo zombie potrebbe tirarmi giù dalla barca, non è un'ottima idea, è molto pericoloso. Ok, diavoletti, adesso prenderemo una barca ed esploreremo questo lago. Secondo voi incontreremo quello che si nasconde sotto questo lago? Stiamo andando. Vinci, seguimi! In questo lago c'è qualcosa. E noi adesso controlleremo meglio questo lago. Quindi fateci compagnia. Questi animali sono pronti a tuffarsi? Ma perché non si tuffano? Hanno paura? Perché non vi tuffate? Hanno paura di qualcosa. Di qualcuno. Ok. Diavoletti, durante il cammino guardate chi abbiamo incontrato. Non è super bellissimo? Sì, sono tutti fuori dall'acqua. Guarda Vinci, non si tuffa neanche questo. Ok, tu stai bevendo, ma fa molta attenzione. All'improvviso potrebbe tirarti lo zombie sott'acqua. Eh sì, guardate, sta bevendo, ma deve fare molta attenzione. Tutti fuori dall'acqua, tutti fuori. Tutti fuori, ma sono super carini. Ok, diavoletti, l'abbiamo fatto. Siamo su una barca, Anto sta pedalando. E qui sotto di noi c'è il lago. Il lago che ha cercato di rapirmi. Vinci? Ok, io sto pedalando. Guarda dietro di te.
Oh, c'è un lago immenso, Anto, lo zombie potrebbe essere dappertutto, dobbiamo fare attenzione. E poi c'è una regola, mai mettere la mano nel lago. Vinci? Per nessun motivo al mondo, ricorda? Non mettere la tua mano nel lago, va bene? No, non la metterò mai più. Diavoletti, io sto pedalando, guardate. E siamo proprio vicini al lago. Vinci? Non mettere la mano nel lago. Non mettere la mano nel lago, va bene? No, non la metterò mai. Ok, sto guidando questa piccola barca. Ci stiamo allontanando tanto, guardate. Siamo proprio nel bel mezzo del lago. Ho molta paura. Ok, continuiamo a pedalare. Oh, stiamo andando, Vinci. Sempre più lontani. Oh, Vinci, che ansia, vedi qualcosa nel lago? Per adesso no, nessuna traccia dello zombie. Non c'è lo zombie, ma dobbiamo fare molta attenzione. Sì, perché siamo proprio nel bel mezzo del lago, guardate, c'è un lago gigante qui che ci circonda adesso. E lo zombie potrebbe salire anche su questa barca. Cosa c'è, Anto? Hai visto qualcosa? Vinci, devi fare molta attenzione. Guarda attentamente il lago. Oh, potrebbe spuntare qualcuno da qui. Vinci, sto guidando, ma non vedo niente. Non c'è niente qui. Vinci, guarda, io sto guidando da tantissimo tempo, ma non c'è niente. Uffa, perché lo zombie non si fa vivo? Non mettere le tue mani in acqua. Dai, Anto, soltanto un pochino, non c'è nessuno. Stai guidando da tantissimo e non abbiamo ancora visto nessuno. Uffa, ma perché non vediamo niente in acqua? Siamo proprio in questo lago e non c'è niente. Non c'è niente e nessuno. Dai, Anto, metti anche le tue mani in acqua, è super bellissimo. No, Vinci, togli le mani dall'acqua. No, ho intenzione di togliere la mano dall'acqua, non c'è nessuno qui. Vinci, attenzione, Vinci, non mettere la mano nell'acqua, non mettere la mano nel lago. Anto, ma stiamo guidando da tantissimo tempo, non c'è nessuno qui. Oh, no, Vinci, perché ha le mani nel lago? Vinci, che c'è? Ti sta tirando qualcosa? Oh no! Vinci! Oh no! Vinci è in acqua? Vinci! Oh no! Lo zombie! Oh no! Lo zombie ha preso Vinci! Vinci era proprio qui e adesso è in acqua! Vinci, dove sei? Oh no! Sono da solo su questa barca, sono da solo! Oh, qualcuno ha tirato Vinci in acqua! Oh no! Vinci! Oh no, no! Vinci, perché hai messo la tua mano in acqua? Non dovevi! Vinci, dove sei? Vinci! Oh, cosa? Io stavo cercando Vinci e ho trovato un foglio? Oh no! Uno zombie ha preso Vinci? Adesso Vinci è sott'acqua? Oh no, diavoletti, uno zombie ha preso Vinci, guardate! E adesso Vinci è sott'acqua! Io stavo pedalando! Stavo proprio pedalando e Vinci era proprio lì, era lì! Ma adesso non c'è più, Vinci non c'è più! Sono da solo su questa barca, perché... Uno zombie ha preso Vinci, diavoletti! Aiuto, qualcuno mi aiuti! Cosa devo fare? Devo tuffarmi in questo lago! Oh no! Uno zombie, aiuto! È salito sulla barca! Vinci? Anto, cosa succede? Ma chi ha messo tutte queste cose in casa nostra? Oh no! La nostra casa non è più come prima? No, definitivamente no. Diavoletti? Cosa? Cosa c'è qui? Pizza di Freddy? Freddy? Diavoletti, ma perché la nostra casa sembra la pizzeria di Freddy? 5 notti da Freddy? Ma questo cosa significa? Oh no! La nostra casa è diventata la pizzeria di Freddy? Cosa succederà? Diavoletti, non capisco. Perché la nostra casa... sembra la pizzeria di Freddy. E poi perché casa nostra è piena di palloncini? Dei personaggi di Freddy? Cosa?
Vinci? Guarda, ci sono tutti, Bonnie. Chica. Vinci? Ci sono tutti. Vinci, ma la nostra casa è diventata la pizzeria di Freddy? Cosa? Oh no! Diavoletti, avete capito bene? È diventata la pizzeria di Freddy! Vinci? Cosa che c'è? C'è scritto qui? Sembra molto spaventoso. Non toccare? Vinci, guarda... allontanati! Perché noi non dobbiamo toccare quella porta? Non lo so, sembra che lì dentro si nascondi qualcosa di molto spaventoso. Diavoletti, aspettate! Guardate! Guardate! Qui noi non possiamo passare. È vietato passare. Oltrepassare questa porta è vietato. Perché? Oggi la nostra casa è proprio la pizzeria di Freddy. Ci sono tantissimi poster di Freddy. Guardate, pizza di Freddy. Sì, è scioccante. Ci sono anche delle pizze? Non le mangeremo mai? No, non vogliamo trasformarci in Freddy? Ma succederà qualcosa di molto epico. Ci sono tantissimi poster, tantissimi poster! Aiuto, Chica! E altri poster molto spaventosi. Guardate, pizzeria di Freddy. È proprio la pizzeria di Freddy, guardate! Oh no! Ah! Ma perché la nostra casa è diventata la pizzeria di Freddy? Non lo so, ma poi cosa dobbiamo fare oggi? Non voglio di certo mangiare la pizza di Freddy, no no! No no no, Vinci, io non voglio mangiare la pizza di Freddy. Io non mangerò mai la pizza di Freddy. No, mai e poi mai. No no no, ok, Vinci, ma perché noi non possiamo toccare quella porta? Non lo so. Avviciniamoci e lo scopriremo. Ok, qui c'è scritto non toccare. Perché noi non possiamo toccare questa porta? Vinci, no, non farlo. Aspetta, forse ho capito perché non possiamo toccare questa porta. Perché, Vinci? Perché guarda lì quelle foto. Chica, Foxy, Freddy e Bonnie. Cosa? Diavoletti? Qui ci sono tutti gli animatronics? Eh sì, qui c'è Chica, qui c'è Foxy, qui c'è Freddy e qui c'è Bonnie. Quindi sono gli animatronics di FNAF? Sì. E cosa ci fanno in casa nostra? No, no, no. Significa che si nascondono tutti in quella stanza. Tutti gli animatronics, Santo? Sì. In serio? Sono tutti lì dentro. Gli animatronics, Freddy, Bonnie, Chica e Foxy si nascondono proprio dentro questa stanza. No. Ecco perché noi non possiamo toccare. Ecco perché noi non possiamo toccare questa porta. Ecco perché ci sono questi segnali qui. Perché qui dentro si nascondono tutti gli animatronics di FNAF. Guardate, ci sono tutti. C'è anche Freddy, c'è Bonnie, c'è Foxy e c'è Chica. Vinci, sono tutti qui dentro. Quindi noi non dobbiamo aprire questa porta. Assolutamente no. Mai aprire questa porta. Mai e poi mai. Mai. Noi non dobbiamo aprire questa porta. No, no, dobbiamo allontanarci. Non possiamo aprire questa porta, no. Perché qui dentro si nascondono gli animatronics. Sono spaventosi, si muovono. Ok, Vinci, basta, basta. Secondo me noi dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare perché io non voglio mangiare la pizza di Freddy. Non voglio? Non voglio aprire questo scatolo. Qui dentro cosa c'è? Vinci, c'è una pizza. Ok, chiudiamo questo scatolo. Non tocchiamo mai più questa pizza. Le pizze di Freddy non si toccano. Guarda, qui ci sono anche dei mini animatronics. Oh, ci sono tutti, Chica, Bonnie, Freddy e lì c'è Foxy. Sì, c'è Foxy, guardate. Qui c'è Foxy. Ma forse non avete capito. Forse non avete capito che dietro questa porta si nascondono i veri animatronics. Quelli giganti, quelli enormi che si muovono in questo modo con i loro occhi. Chiudono, aprono, chiudono, aprono. Sì, tutti gli animatronics si nascondono dietro questa porta e noi
noi non possiamo toccare. No, no. È vietato. Qui c'è scritto non toccare. Cosa succede se tocco? Tutti gli animatronics mi attaccheranno? Vici, non toccare questa porta. No. Andiamo via. Meglio allontanarsi, sì. Meglio allontanarsi. Molto meglio. Ok, ci sono tantissime foto. Sì, di tutti gli animatronics. Qui e sono... stanno facendo un concerto? Sì, Vinci, sono nella pizzeria e stanno facendo un concerto. Poi qui c'è la faccia di Chica super gigante. Vinci, è nella vita reale. Nella vita reale. Sì, qui dentro, dietro questa porta. Che ansia. Cosa? Un allarme? Attenzione. Voi dovete lavorare come sicurezza per 5 giorni in questa pizzeria. Cosa? Attenzione! Voi dovete lavorare come sicurezza per 5 giorni? Nella pizzeria di Freddy? Vinci? Oh no! Noi dobbiamo essere la sicurezza di questo posto? Per 5 giorni. Oh no! 5 notti! Diavoletti! 5 notti da Freddy! Vinci! Diavoletti! Oh no! No! Terribile! Noi non possiamo restare chiusi in questa pizzeria per 5 lunghissime notti. E poi, in queste 5 notti, gli animatronics prenderanno vita! Vinci. È spaventoso! Vinci, ok. Noi dobbiamo essere la sicurezza di questo posto per 5 giorni. Sì, Anto, ma sono 5 giorni nella pizzeria di Freddy. E dentro questa porta ci sono tutti gli animatronics. Quindi questa non è una festa. Anzi, è spaventoso. Questa sarà una challenge. Una challenge. Per 5 notti. Indossate le vostre divise. Indossate le vostre divise? Le divise? Vinci? Ufficio sicurezza? Il nostro ufficio? Sì, diavoletti, qui c'è il nostro ufficio. Abbiamo anche un ufficio, che bello! Vinci, no, non è bello perché noi dobbiamo sorvegliare questa pizzeria per 5 giorni. Ti ricordo che in questa pizzeria ci sono tutti gli animatronics. Cosa? Anto, guardali. Oh. Ecco gli animatronics che si nascondono dietro quella porta. Diavoletti? Sono qui. Noi li vediamo dalle telecamere, guarda. Oh, diavoletti? Queste sono le telecamere? Guardate! Queste sono le telecamere che mostrano in questo momento... in diretta. Cosa stanno facendo gli animatronics? E Freddy, Vinci, Freddy sta dormendo? Sì, ma tutti sono immobili, Anto, così. Poi è di notte che... si muovono? Si muovono, sì. E fanno anche guai. Ok, diavoletti, quindi queste sono le telecamere. E guardate! Adesso gli animatronics non si stanno muovendo. Adesso sono immobili e noi dobbiamo sederci nel nostro ufficio. Eh sì, perché questo è il nostro ufficio, l'ufficio sicurezza. Anto, guarda, qui ci sono le nostre divise. Oh, Vinci, guarda! Il nostro ufficio è super bellissimo perché... è a wow! Tema, sì, è a tema, Freddy. Wow, qui c'è Chica! Diavoletti, guardate! Qui Foxy. C'è Foxy? Sì, c'è anche Foxy! Che bello, che Anto, bello! Oh. Noi dobbiamo sorvegliare la pizzeria di Freddy per 5 notti e lì ci sono gli animatronics che si nascondono dietro quella porta. Adesso... è sempre così bello? Vinci, no, non è bello, oh. Ma adesso noi dobbiamo prendere le nostre divise e dobbiamo indossarle. Guardate, diavoletti, qui c'è scritto security, sicurezza. Oh, sì. Noi saremo la sicurezza della pizzeria di Freddy. Sì, Vinci, guarda, ho messo il cappello sicurezza. Ma adesso devi mettere anche questa, guardate che bella. Ma poi qui cosa c'è? Oh, Vinci. Il distintivo. Sì. Abbiamo anche un distintivo, che bello. Oh, diavoletti, questo è il distintivo della sicurezza di questo posto. Oh no, è molto spaventoso. Quindi noi lavoreremo in questa pizzeria per 5 giorni? Esatto, dobbiamo assicurarci che non succeda nulla in questo Vinci, posto. Vinci, ma hai già la tua divisa? Vinci, security? Esatto, Anto, perché noi siamo la sicurezza di questo posto, quindi dobbiamo indossare questa divisa. Vinci! I nostri cappellini sicurezza. Wow!
Il tuo cappello security è super bellissimo! Sì, lo so, ma adesso dobbiamo comportarci in modo serio perché noi dobbiamo osservare cosa succede agli animatronics. Non possiamo continuare a parlare e a ridere. Diavoletti, dobbiamo controllare le telecamere. E adesso? No, non si muovono, diavoletti. Nessuno si sta muovendo. Vinci, sei una guardia molto seria. Non mi parla neanche. Shh. Ok, diavoletti, anch'io ho indossato la mia divisa. Eh sì, security, security Anto. E qui ho il mio distintivo. Che bello. Sì, anche tu ce l'hai. Wow, wow. Vinci, il tuo distintivo è bellissimo. Ok, ma adesso, visto che siamo nel nostro ufficio, guarda, questo è il nostro ufficio di sicurezza. Esatto, siamo nel nostro ufficio di sicurezza. Possiamo fare quello che vogliamo. Sì, dobbiamo controllare le telecamere. Esatto, quindi possiamo controllare quelle telecamere anche da seduti. Wow! Siamo la sicurezza di questo posto e il nostro compito è sorvegliare le telecamere, perché gli animatronics potrebbero muoversi da un momento all'altro e potrebbero farci qualcosa di molto brutto. Vinci! E se gli animatronics si muovessero? Oh no, sì, è questo il nostro compito. Non dobbiamo lasciare che succeda niente di brutto. Diavoletti, ma guardate! Nel nostro ufficio è pieno di cose! Qui c'è un peluche di Freddy. Wow! Poi abbiamo tantissima acqua. Possiamo anche bere qui. Sì, possiamo anche bere. Siamo nel nostro ufficio. Wow! Wow! Ci stanno trattando molto bene. Lo e secondo so. secondo me ci pagheranno anche molto bene. Ma il nostro compito è molto, molto serio? Eh sì, dobbiamo controllare cosa fanno gli animatronics. Esatto, quindi dobbiamo restare con gli occhi ben aperti anche di notte, Anto. Vinci, guarda, guarda quante cose ci sono nel nostro ufficio. Cosa sono queste? Monete di Freddy. Wow, sono monete. Che bello, abbiamo tutto a tema Freddy. Sì, e abbiamo anche tantissimi adesivi. Mentre siamo nel nostro ufficio come sicurezza, ok, possiamo attaccare tantissimi adesivi come passatempo. Guarda, qui c'è Foxy, quindi adesso attacchiamo l'adesivo di Foxy. Ok, guarda Vinci, guarda. Adesso Anto attaccherà Foxy proprio qui. Guarda Vinci, Foxy! Wow, quindi questo sarà il nostro quaderno degli adesivi di FNAF? Sì! Che bello! Ce ne sono tantissimi, guarda questo. Oh, Vinci FNAF, mettilo! Adesso mettilo sul quaderno. Perché noi siamo la nuova sicurezza di questo posto, quindi dobbiamo distinguerci. Adesso attacchiamo questo. Secondo me c'erano altre persone che lavoravano prima di noi. Ma dove sono finite? Cos'è successo a quelle persone? Ok, non ci pensiamo. Anto, guarda l'adesivo piuttosto. FNAF! Vinci, mettilo! Wow. Che bello, FNAF! Ma qui cosa abbiamo? Oh, Vinci, ci sono tantissimi oggetti in questo ufficio. Che bello! Sì, ci sono tantissimi oggetti in questo ufficio. Oh, guarda qui! Questo cos'è? È una cosa che si illumina di FNAF. Wow, è una luce! Quindi nel nostro ufficio di sicurezza abbiamo una luce che cambia colore, Anto! Wow, Vinci, provala! Rossa! Dai, rossa! Diventa rossa! Wow! È rossa! Wow! Adesso diventa verde! Oh, è verde! Adesso diventa viola! Viola? Wow, che bella questa luce! E guarda anche cosa fa. Oh, Vinci, è super bellissima! Cambia tutti i colori molto velocemente, non è super fantastica? Nel nostro ufficio ci sono veramente tantissime cose, wow! Tantissime cose divertenti. Dovete iniziare a lavorare. Guardate le telecamere. Dovete iniziare a lavorare? Guardate le telecamere. Ok. Diavoletti, inizia il nostro lavoro. Inizia il nostro lavoro in questo ufficio come sicurezza. Eh sì, noi siamo la sicurezza di questo posto. E tutto è nelle nostre mani, Anto. Quindi dobbiamo impegnarci molto nel nostro nuovo lavoro, perché altrimenti potrebbero
o licenziarci? Non voglio essere licenziato il primo giorno. Ok, Anton, ma devo andare un attimino in bagno, quindi aspettami qui. Ok, vai un attimo in bagno. Mi raccomando, tieni d'occhio le telecamere, non possiamo perdere di vista le telecamere. Ok, vai un attimo in bagno. Vinci, è un attimo in bagno, diavoletti. Noi siamo da soli nel nostro ufficio e aspetteremo Vinci. Dobbiamo aspettare Vinci. Ok, noi dobbiamo controllare le telecamere perché siamo la sicurezza di questo posto. Ok, per ora non sta succedendo proprio niente. No, non si muovono. Non si muovono. La la la. Oh, non devo addormentarmi, ok? Cosa? Diavoletti? Si stanno muovendo? Vinci! Oh no! Oh no! Si stanno muovendo! Si stanno svegliando! Si stanno svegliando! Aiuto! Guardate, gli animatronics si stanno svegliando! Oh no! Guardate, Chica! Si muove! Si stanno muovendo tutti! Bonnie! Freddy! Aiuto! Aiuto! Vinci, vieni qui! Oh, ma perché Vinci non viene? Gli animatronics si stanno muovendo! Vinci! Che ansia, che ansia! Tanto, cosa succede? Perché urli? Vinci, gli animatronics! Cosa? Sono immobili, sì, come prima. No, no! Diavoletti, Vinci non sa nulla, ma gli animatronics si stavano muovendo. Anto, lo so che vuoi spaventarmi perché adesso questo è il nostro primo giorno come sicurezza, ma non puoi comportarti così, mi spaventi. Vinci! Sono immobili! Non è uno scherzo, non è uno scherzo. Beh, allora aspettiamo 2 minuti. Niente, immobili, come prima, uguale. Perché non mi credi? Perché non mi credi? Gli animatronics si stavano muovendo! No, no, sono tutti immobili come prima. Guarda Chica, non si muove. Foxy, immobile. Bonnie, uguale, immobile. E Freddy è nella stessa identica posizione di prima, quindi non si sono mossi, Anto. Ma perché Vinci non mi crede? Gli animatronics si stavano muovendo! E questa è solo la prima notte? Chissà cosa succederà qui dentro? Cosa succederà qui? Cosa succederà in questa pizzeria? Ok, guardiamo le telecamere, guardiamo le telecamere. Magari all'improvviso si muovono... Cosa? Vinci? Aspettate! Vinci sta dormendo? Vinci? Vinci? Cosa? Vinci sta dormendo? Mentre lavora? Non si dorme mentre si lavora! Oh no, perché Vinci dorme? E se gli animatronics all'improvviso uscissero? Quindi Vinci deve svegliarsi. Vinci! Vinci, non puoi dormire! Oh, hai ragione, no. Cosa mi hai preso? No, io sto guardando le telecamere. No, non stavi guardando le telecamere, stavi dormendo. No, invece stavo qui guardando quelle telecamere. Si stanno muovendo! Vinci, ma sono immobili! Lo so, è soltanto uno scherzo. Anto, sembri così in ansia, sono immobili. Non succederà nulla. 5 notti, così, immobili, fissando quelle telecamere. Non succederà proprio niente, non si muoverà nessuno. Ok. Un avviso. Dovete fare una sfida, altrimenti sarete licenziati. La sfida è trovare gli oggetti che appartengono agli animatronics. Cosa? Dovete fare una sfida, altrimenti sarete licenziati! Oh no, dobbiamo assolutamente superare questa sfida! E la sfida è trovare gli oggetti che appartengono agli animatronics! Quindi in pratica dobbiamo trovare l'oggetto che appartiene a Foxy, l'oggetto che appartiene a Chica, l'oggetto che appartiene a Bonnie e l'oggetto che appartiene a Freddy! Cosa? Questi animatronics... hanno smarrito il proprio oggetto, quindi noi dobbiamo trovarli. Ecco la sfida. Vinci, quindi? Quindi, ogni animatronic ha perso un oggetto. Il suo oggetto. E noi dobbiamo trovare 4 oggetti? Esatto. Ok, mettiamoci alla ricerca. Io vado a controllare da questa parte, Anto. Siamo la sicurezza, è il nostro compito. Andiamo? Ok. Tu resta lì, controlla lì. Ok.
Ok, diavoletti, noi siamo la sicurezza di questo posto, la pizzeria di Freddy, e ora dobbiamo fare una sfida? Ok, faremo questa sfida, è soltanto la prima notte, cosa succederà nelle prossime notti? Chissà, restate a guardare, ok, noi dobbiamo trovare gli oggetti smarriti degli animatronics, ok, iniziamo! Cerchiamo nella casa del nostro cagnolino, ok? Questa è la casa del nostro cagnolino. Controlliamo. Oh, qui c'è solo un orso? No, c'è solo un orso peluche. Dai, rimettiamolo dentro la casa. Già, ok, non c'è niente qui dentro. Oh, e qui? Già. Oh, ci sono solo delle scale. Ci sono delle scale. Eh sì, queste sono le scale del nostro cagnolino. Già, ma non c'è niente qui. Cosa? Diavoletti, venite! Qua, qua! Cosa? Dentro questa casa, vicino le ciotole, c'è una scatola? Forse questo è l'oggetto smarrito di Freddy! Eh sì, guardate, è una scatola di Freddy! Abbiamo trovato una scatola misteriosa di Freddy! Ok, cosa fa questa scatola? Forse dobbiamo girare? C'è Freddy? In questa scatola c'è Freddy? Abbiamo trovato l'oggetto di Freddy! Evviva! Ok, ma mancano gli oggetti di Chica, di Foxy e di Bonnie! Oh, che bella questa scatola! Guardate! Che bello! Diavoletti, a me piace molto! Ok, oggetto di Freddy trovato! Oh? Oh, qui c'è un palloncino? Vediamo, vediamo. Eh sì, questo è un palloncino di FNAF. Ma dove sono gli altri oggetti? Forse qui sotto? Oh, cosa? Oh, qui sotto c'è un oggetto? Oh, wow! Ho trovato l'oggetto smarrito di Chica! Eh sì! Guardate! Questo è il peluche di Chica? È proprio il peluche di Chica? Ed è l'oggetto smarrito di Chica! Wow! Abbiamo trovato il secondo oggetto smarrito! Evviva! Guardate! Chica, sì, abbiamo trovato Chica! È la scatola di Freddy! Ma chissà dov'è Vinci! Diavoletti, io non trovo nessun oggetto, ma noi dobbiamo sbrigarci perché non possiamo perdere tempo a cercare oggetti, noi dobbiamo controllare le telecamere, gli animatronics potrebbero muoversi da un momento all'altro, è spaventoso! Ok, ma adesso fatemi compagnia perché sto andando a controllare al piano superiore, magari lassù c'è qualcosa, andiamo, venite, venite con me, guardatemi le spalle perché potrebbe essersi risvegliato un animatronic... Ok, diavoletti, venite, venite, entrate pure. Adesso dobbiamo controllare in bagno perché di certo qui c'è un oggetto smarrito degli animatronics. Controlliamo nel bidet. No, non c'è assolutamente niente qui dentro. Niente. Ma nel water? Lì sì che sembra esserci qualcosa, vedete anche voi? Ok, avviciniamoci subito. Cosa c'è qui? Diavoletti, sembra anche a voi? Vediamo... Vediamo che cos'è. Oh, oh, il peluche di Bonnie? Cosa ci facevi nel water? Ma diavoletti, aspettate! Questo è l'oggetto smarrito di Bonnie, quindi! Perché il peluche di Bonnie era in questo water, noi l'abbiamo preso e quindi abbiamo trovato l'oggetto smarrito di Bonnie. Ce l'abbiamo fatta! L'oggetto smarrito di Bonnie è nelle mie mani. Chissà se Anto ha trovato qualche oggetto. Ok, ma noi dobbiamo continuare a cercare perché un oggetto smarrito potrebbe trovarsi nelle vicinanze. Perché noi siamo la sicurezza e questo è il nostro dovere. Dobbiamo superare tutte le sfide e passare le 5 notti nella pizzeria di Freddy. Sotto quei cuscini magari c'è qualche oggetto, controlliamo. Aspettate, ma no, non c'è niente sotto questi cuscini. Cosa? Non potete capire cosa c'era sotto quel cuscino? Guardate! Il peluche di Foxy, quindi questo significa che abbiamo trovato l'oggetto smarrito di Foxy?
Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo trovato i due oggetti smarriti dai due animatronics, Bonnie e Foxy. Li abbiamo trovati, sono proprio qui fra le mie mani. La 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 la. Oh, Vinci! Ho trovato l'oggetto smarrito di Bonnie e l'oggetto smarrito di Foxy. Wow, Vinci, ho una bella notizia. Qual è la bella notizia? Dimmi chi ha trovato l'oggetto smarrito di Chica e l'oggetto smarrito di Freddy. Li ho trovati, Vinci. Oh. Ho trovato l'oggetto smarrito di Chica e ho trovato l'oggetto smarrito... Che cos'è? Di Freddy. Ok, preferivo non guardare l'altro. Ok, diavoletti, abbiamo trovato i quattro oggetti smarriti degli animatronics. Esatto, li abbiamo trovati tutti. E adesso? Gli animatronics non si stanno muovendo. Guardate. No, sono ancora immobili. Perché siete immobili? Sono immobili. Ok, diavoletti, abbiamo superato la prima sfida. Tanto. Vinci. Ho molto... Potete dormire. Buonanotte. Potete dormire? Oh, ok, sì, Vinci, finalmente. Abbiamo superato la prima notte. Adesso ci saranno altre quattro notti. Vinci, dobbiamo dormire. Sì, è il nostro momento. Finalmente possiamo dormire. Ci sveglia così, che brutti modi. Ok, diavoletti, questo è il nostro secondo giorno. Come? Sicurezza! Ma sicurezza di cosa, scusami? Vinci! Vinci sta ancora dormendo. Oh, la sicurezza! Sì, adesso ricordo, la sicurezza della pizzeria di Freddy. Oh. Sì, Vinci, noi siamo la sicurezza della pizzeria di Freddy. Ok, diavoletti, cosa dobbiamo fare adesso? Noi dobbiamo controllare le telecamere tutta la giornata. Esatto, e questo è il nostro lavoro, quindi basta metterci qui e controllare gli animatronics che sono ancora immobili, non si muovono. Ma perché non si muovono? Non lo so, noi stiamo controllando queste telecamere da quasi due giorni e gli animatronics non si muovono. Nessuna traccia degli animatronics. Non si muovono, no. Chica non si muove, Foxy non si muove. Bonnie, ciao, puoi muoverti? Buongiorno, oggi gli animatronics vogliono giocare a nascondino con uno di voi due. Oh no, è spaventoso. Oggi gli animatronics vogliono giocare a nascondino con uno di voi due? Cosa? Io e Vinci non possiamo nasconderci insieme? Aspetta, ma questo significa che gli animatronics... usciranno da lì? E quindi? Quindi? Questo significa che usciranno da questa stanza? Sì, usciranno da questa stanza. Oh no! Perché vogliono giocare a nascondino! Dobbiamo giocare a nascondino con Chica, con Foxy, con Bonnie e con Freddy. Tanto, dato che tu sei molto bravo a nasconderti, tocca a te. Quindi devo nascondermi io? Esatto, sei molto bravo a nasconderti, gli animatronics non ti troveranno. Ok, diavoletti, quindi adesso vado a nascondermi. Fa attenzione, io ti guarderò dalle telecamere, saremo sempre vicini, Anto, sì. Ritorna da me. Diavoletti, guardatemi dalle telecamere. Sì, ti guarderemo. Se mi succede qualcosa, lo vedrete dalle telecamere. Dai, non dire così, non ciao, ti capiterà niente. Ciao a tutti, vado a nascondermi. Ti guarderemo dalle telecamere tutti. Oh no, ok. Anto è andato a nascondersi perché gli animatronics vogliono giocare. Cosa? Diavoletti, ricordate gli animatronics? Ne sono quattro? Sì, perché la prima notte abbiamo trovato i quattro oggetti smarriti degli animatronics. Ma adesso qui c'è Freddy e c'è Bonnie. Chica? Foxy? Dove siete voi due? Diavoletti, Chica e Foxy sono spariti dalla stanza. Quindi questo significa che tocca a loro giocare a nascondino con Anto. Quindi adesso
Oh no, Anto, dove sei? Sto tremando, Chica e Foxy sono spariti perché sono alla ricerca di Anto che si è nascosto. Quindi adesso dobbiamo cambiare canale. Dobbiamo cambiare canale e mettere le telecamere dell'intero posto perché così vedremo Anto dove si è nascosto. Perché Chica e Foxy, guardate! Sono scomparsi dalla stanza, guardate, non ci sono più, quindi cambiamo canale, dobbiamo osservare tutto l'intero posto. Eh? Anto! Guardate lì, c'è Anto. Ok, adesso stiamo guardando Anto che sta cercando di nascondersi. Nasconditi molto bene, Anto. Guardate, ci sta guardando dalle telecamere. Nasconditi molto bene. Oh, al piano superiore, sì, forse è un'ottima idea. Almeno che non ci sia già Chica o Foxy lassù, perché sono spariti. Anto, vorrei tanto dirtelo, ma tu non mi senti. Ok. È andato al piano superiore a nascondersi. Oh, cosa? Cosa succede alle luci? Oh, ok, Anto. Anto? Oh, purtroppo non può vederci. Ok, Anto è andato a nascondersi al piano superiore. Speriamo non ci sia Chica oppure Foxy lassù perché sono spariti dalla stanza dove c'erano tutti gli animatronics. Adesso dobbiamo sperare che non becchino Anto. Anto? Ok, ha un'idea. Cosa? Dove va adesso? Nella stanza da letto? Oh, vedete Chica oppure Foxy? Oh, guardate! Sta cercando di vederci dalle telecamere. Ok. Cosa c'è, Anto? Cosa senti? Cosa senti? Avete visto Anto? È molto preoccupato. Sente Chica oppure Foxy? Oh no! Restiamo a guardare, restate a guardare con me. Cosa guardi? Cosa c'è da quella parte? Sì. Bravo, vai dall'altra parte. Cosa? In bagno? Sì, è proprio in bagno, guardate. Anto, sì, nella vasca, stavo per dirtelo io, nasconditi lì. Magari gli animatronics non ti vedranno lì dentro. Nasconditi molto bene. Ok, ok, va tutto bene per ora. Anto si è nascosto nella vasca da bagno e in bagno non c'è nessuno. Per adesso va tutto bene. Oh, guardate. Oh no. Stiamo guardando Anto da ogni angolo, molto spaventato, nascosto nella vasca da bagno. Anto, cosa c'è? Cosa ha visto? Dobbiamo fare silenzio. Chi c'è? Chi c'è in bagno con te? Chica? Oh, guardate, Anto è nella vasca da bagno e Chica è proprio lì. Potrebbe vedere Anto da un momento all'altro. Anche il dolce di Chica si muove, avete visto? Oh no, questa animatronic si muove, Anto, devi scappare, è pericoloso! Oh no, resta lì dentro, non muoverti, c'è Chica qui, c'è Chica! Eh? Non c'è più! Anto, via libera, scappa da lì! Non è sicuro il bagno, non è sicuro nascondersi lì! C'è Chica e c'è Foxy, sì, diavoletti, c'è anche Foxy in giro, quindi Anto deve stare molto attento! Cosa? Oh, Anto, sulle scale c'è Foxy. Sì, c'è Foxy, non avvicinarti a quelle scale. C'è Foxy, guardate. Oh, c'è Foxy, scappa. Oh no, c'è Foxy, avete visto? Secondo me adesso Anto verrà mangiato da Foxy. È stata una brutta sfida questa. Adesso ho perso Anto per sempre. Vinci! Eh? Sono tornato! Anto, sei tu? Sì, non mi ha visto! Foxy non mi ha visto! Oh, ho vinto! Ma oh. Adesso dove sono Foxy e Chica? Cosa? Sono tornati? Sono ritornati alla propria postazione. Io li ho visti! Ho visto Chica e Foxy! Ed è normale perché non erano più qui. C'era soltanto Bonnie e Freddy. Allora questi animatronics si muovono sul serio? Sì, si muovono! Diavoletti, io voglio lasciare questo lavoro. Voglio lasciare questa pizzeria perché ho paura! Secondo me dobbiamo licenziarci. Sì, assolutamente. Non potete licenziarvi! Dovete dormire un'altra notte! Non potete licenziarvi? Dovete dormire un'altra notte? Oh no, un'altra notte? Cosa succederà l'ultima notte? Perché
Si sono mossi questi animatronics, Santo. Diavoletti, noi siamo la sicurezza di questo posto. E io ho vinto, sì, ho vinto. La sfida del nascondino. Eh sì, perché Foxy e Chica non mi hanno trovato. Oh, Vinci, stai bevendo? Sì, perché adesso dobbiamo passare questa seconda notte e questi animatronics mi spaventano molto. Ok, dai, andiamo a dormire. Io non credo di chiudere occhio, perché devo guardare le telecamere. Gli animatronics potrebbero prendere vita di notte. Diavoletti, gli animatronics si stanno muovendo, avete visto? No, Anto deve riposare. Riposa, Anto. Ma io non credo di chiudere occhio perché ho molta paura, gli animatronics si sono mossi. Vinci, dove sei? Sono qui. Non hai dormito? Per niente. Perché non hai dormito? Perché gli animatronics si sono mossi tutta la notte. Non c'è stato un momento di tranquillità. Si sono mossi per tutta la notte. Quindi non ho chiuso occhio. Si vede? Vinci non ha dormito. Perché gli animatronics si sono mossi tutta la notte. Si sono mossi tutta la notte. Ok, diavoletti, noi siamo nel nostro ufficio. Siamo nel nostro ufficio. Eh sì, stiamo continuando a lavorare come sicurezza di questo posto. Ci vuole tanta acqua. Sì, ci vuole tanta acqua per restare svegli. Ok, io ho molta paura degli animatronics. Sono molto preoccupato per Vinci. Oh, Vinci non riesce a smettere di guardare gli animatronics. Ha paura che si muovino. Che ansia. Vinci sta prendendo questo lavoro sul serio? E diavoletti, se noi aprissimo questa porta, chissà, potrebbe succedere qualcosa di brutto, perché qui c'è scritto non toccare. E qui dentro ci sono tutti gli animatronics. Vinci sta continuando a fissare le telecamere. Ok. Vinci, vedi qualcosa di strano? No, non si è ancora mosso nessuno. Neanche Freddy? No, neanche Freddy. Nessuno. Non si è mosso nessuno. Ok. Tanto smettila di giocare con questi oggetti. Cosa? Perché c'è un allarme? Diavoletti, alzatevi! C'è un allarme! Nella pizzeria di Freddy c'è un allarme! Perché c'è questo allarme nella pizzeria di Freddy? Gli animatronics stanno per appiccare un incendio. Attenzione! Gli animatronics stanno per appiccare un incendio? Un incendio? Nel posto in cui noi siamo adesso? No, Vinci! Un incendio in tutta la pizzeria? Vinci! Cosa succede? Gli animatronics vogliono appiccare un incendio? Cosa? Ci sono delle fiamme lì! Vinci! Oh no! Ci sono tantissime fiamme! Questo posto sta per andare in fiamme? Oh no! Basta appiccare fuoco! Spegnete, basta! Spegnete! Spegnete questo fuoco! Oh no! No! Dobbiamo impedire che tutto questo accada, Anto! Dobbiamo fare qualcosa! Vinci! Guarda! C'è un incendio in casa nostra! C'è un incendio! Sta per incendiarsi tutto qui! Tutto questo posto andrà in fiamme! Oh no! Tutta colpa degli animatronics! Gli animatronics stanno appiccando un incendio! Attenzione! Se volete spegnere l'incendio, dovete superare 4 sfide. La prima sfida è mangiare la pizza di Freddy. C'è un modo. Vinci? Se vogliamo far spegnere l'incendio, dobbiamo superare 4 sfide. Esatto. E la prima sfida è mangiare la pizza di Freddy.
Beh, non abbiamo altra scelta. Sì, dobbiamo spegnere questo incendio. Non deve andare tutto in fiamme. Ok, diavoletti, io farò la prima sfida per Vinci. Eh sì, noi stiamo lavorando come sicurezza, guardate sicurezza, di questa pizzeria. Una pizzeria che sta per andare in fiamme? Sì, sta per andare in fiamme. Ma girati, noi? Girati! Guarda, ci sono tantissime fiamme! Dobbiamo spegnere l'incendio, quindi dobbiamo superare queste sfide! E la prima sfida è mangiare la pizza di Freddy? Sì, diavoletti, qui dentro, proprio qui dentro, c'è la pizza di Freddy! Ok, Yanto, quindi mangerai tu la pizza di Freddy? Sì, mangerò io la pizza di Freddy! Ok, apriamo questa pizza! Già, Vinci? Che ansia, che ansia! Sto aprendo la pizza di Freddy! Cosa? Vinci? Sembra una pizza normalissima. Ok, mangiamo la pizza di Freddy. Ti piace? È piccante. Ma la mangerò perché io non posso far incendiare tutto. Vinci! Ho mangiato la pizza di Freddy! Ho mangiato la pizza di Freddy! Sei stato bravissimo! Vinci! L'incendio sta aumentando! La seconda sfida è trovare il pezzo mancante del puzzle! L'incendio sta aumentando? La seconda sfida è trovare il pezzo mancante del puzzle? Cosa? Qui c'è un puzzle? Vinci! Qui c'è un puzzle? E guarda, lì c'è un pezzo mancante, Anto, proprio al centro. Che cos'è, l'occhio di Freddy? Diavoletti, guardate! Manca l'occhio di Freddy qui. Vinci! Che puzza, quanto fumo! L'incendio sta aumentando, sta aumentando! Sta aumentando, Anto. Quindi dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo trovare l'occhio. L'occhio di Freddy! Mettiamoci alla ricerca, dai, non può continuare così, questo incendio deve finire! Ok, ok, diavoletti, manca quel pezzo. E adesso dobbiamo controllare nel nostro ufficio. Nel nostro ufficio magari c'è il pezzo mancante di quel puzzle? Oh, ok. Forse dobbiamo controllare fra i libri che sono nel nostro ufficio? Cosa? Diavoletti? Vedete anche voi l'occhio di Freddy? Io sto aspettando Vinci, sto aspettando Vinci! Tanto! Oh, hai trovato? Guarda cos'ho qui! Oh, Vinci! L'occhio di Freddy, il pezzo mancante! Il pezzo mancante? Mettiamolo subito! Ok, mettiamo questo pezzo proprio qui! Abbiamo completato questo puzzle! È completo? Qui c'è Freddy, qui c'è Chica, siamo, qui c'è Bonnie! Siamo sempre più vicini a far spegnere l'incendio, ci siamo! Sì, ci siamo! Questo puzzle è super bellissimo, completo! Adesso è completo, non manca più nessun pezzo! Vinci, ma l'incendio sta aumentando, sta aumentando! Lo so, possiamo ancora farcela! Dobbiamo salvare questo posto! Cosa? La terza sfida è trovare il Funko Pop di Freddy. La terza sfida è trovare il Funko Pop di Freddy. Il Funko Pop? Ok, vado a cercarlo. Ok, diavoletti, dobbiamo controllare dappertutto. L'incendio deve essere spento. Oh no, e se il nostro ufficio andasse in fiamme? Cosa? Nel nostro ufficio ci sono già fiamme! Oh no! No! Dobbiamo spegnere questo incendio! E se vogliamo spegnere questo incendio, dobbiamo superare anche la terza sfida! Trovare il Funko Pop di Freddy! Anto, sbrigati, le fiamme sono sempre di più! Sì! Troverò il Funko Pop di Freddy! Oh, dov'è il Funko Pop? Dov'è il Funko Pop? Cosa? Guardate! Fra quelle piante! Eh sì, c'è qualcosa! Fra queste piante c'è qualcosa! Ok? Tanto, hai trovato qualcosa? Aspetta! Ho trovato qualcosa fra queste piante! Wow! Il Funko Pop! Hai detto Funko Pop? Ok! Abbiamo trovato il Funko Pop! Apriamolo! Apriamo questo Funko Pop!
Oh, diavoletti, guardate! È il Funko Pop di Freddy! Mai visto prima d'ora? È molto raro! Sì, questo Funko Pop è molto raro! Wow! Hai trovato il Funko Pop di Freddy? Sì, ho trovato il Funko Pop di Freddy! Non l'ho mai visto prima d'ora? No, non l'ho mai visto neanch'io! È molto raro! Sì, ok, adesso l'incendio! L'incendio! Manca l'ultima sfida! L'ultima sfida è trovare Freddy Babbo Natale. Dovete trovare Freddy Babbo Natale? Freddy Babbo Natale? E dove troveremo mai Freddy Babbo Natale? Aspettate, io ho controllato molto bene le telecamere, ma guardando le telecamere, il mio occhio è capitato anche quassù ed ho visto qualcosa e ricordo, guardate, lì c'è Santa Freddy, come Santa Claus. Freddy, Babbo Natale, prendiamolo, è molto in alto, ma ce la faremo. È Freddy, Babbo Natale. Ok. Wow, diavoletti, guardate, Freddy, Babbo Natale è qui. Anto! Vinci! Hai ce trovato? L'ho fatta. Wow, hai trovato Freddy, Babbo Natale! Aspetta. Oh. Avete non fatto un ottimo lavoro. Avete spento l'incendio. Avete fatto un ottimo lavoro? Avete spento l'incendio? Sì, abbiamo spento l'incendio! Quindi abbiamo salvato questo posto, non andrà più in fiamme? Abbiamo salvato la pizzeria di Freddy. Noi dobbiamo continuare a lavorare in questa pizzeria per altre due notti, perché... 5 notti da Freddy. Ok, adesso che abbiamo spento l'incendio, siamo tornati nel nostro ufficio e stiamo guardando le telecamere. Chissà cosa succederà. Gli animatronics si muoveranno. Oh no! Nessuna risposta. Il nostro cagnolino è scomparso! Quindi, oggi, diavoletti, noi, Anto e... Vinci, diventeremo detective! Eh sì, oggi noi diventeremo detective per 24 ore! Che qualcuno ha rapito il nostro cagnolino, quindi noi dobbiamo scoprire chi è stato. Eh sì, chi è stato? Diavoletti, secondo voi chi è stato a rapire il nostro cagnolino? Tocca a noi saperlo. Noi adesso siamo detective. Siamo diventati detective? Oh, cosa? Sono diventato un detective? Anto detective. Ok, diavoletti, qui ci sono Anto detective e Vinci detective. Esatto, perché oggi siamo qui per scoprire perché il nostro cagnolino è scomparso e chi è la causa di tutto ciò. Diavoletti, secondo voi chi è stato? Dobbiamo trovare delle tracce. Dobbiamo scoprire chi è stato a rapire il nostro cagnolino! Lo scopriremo, Anto, tranquillo. Lo so, è molto triste, ma noi scopriremo chi è la colpa di tutto questo. Ok, diavoletti, ascoltate bene. Restate con noi, perché oggi risolveremo un crimine! Un mistero, un caso! Un caso irrisolto. Il nostro cagnolino è scomparso e noi dobbiamo indagare. E abbiamo 4 sospettati! Sì? Ci sono 4 sospettati. Il pupazzo di neve? È stato il pupazzo di neve? Oppure il Grinch? Il Grinch? E poi un omino di panzenzero? È stato l'omino di panzenzero? Oppure un elfo? È stato l'elfo? Chi ha rapito il nostro cagnolino? Chissà. Chi è stato? Il pupazzo di neve? Il Grinch? Un omino di panzenzero? Oppure un elfo? Chi è stato a rapire il nostro cagnolino? Noi dobbiamo scoprirlo. Metti questi, Anto. Devo mettere dei guanti? Sì. Tutti i detective hanno dei guanti, quindi indossiamoli. Ok, indossiamo questi guanti fra 3, 2, 1, inizia la ricerca! Abbiamo indossato dei guanti! Esatto, perché adesso siamo dei detective professionisti, noi... risolveremo questo caso. Ok, irrisolto. Diavoletti, dobbiamo scoprire chi ha rapito il nostro cagnolino. Oh no, siamo molto tristi, il nostro cagnolino è sparito. Chi è stato? Chi è stato? Sei stato tu, pupazzo di neve? Probabile. Oppure è stato il Grinch? Perché visto che si sta avvicinando Natale,
Forse è stato il Grinch? Esatto, perché fra pochissimo è Natale e lì abbiamo un albero, quindi forse il Grinch è entrato in casa nostra. E ha rapito il nostro cagnolino? Probabile. Oppure sei stato tu, omino di panzenzero? Oppure sei stato tu, elfo? Un elfo, probabile. Oh, è stato un elfo di Natale. Ok, ma noi tutto quello che dobbiamo fare, guarda cosa ho qui. Dobbiamo scoprire chi ha rapito il nostro cagnolino. Ok, il nostro cagnolino. Dai un bacino, Anto. Oh, noi ti ritroveremo. Ti ritroveremo. E scopriremo chi è il colpevole. Vinci? Vinci, vieni qui. Ho un'idea. Ok, diavoletti, se vogliamo ritrovare il nostro cagnolino, noi dobbiamo guardare i filmati delle telecamere di questa casa. Oh, hai proprio ragione, da lì scopriremo molti più indizi. Sì, perché noi in questa casa abbiamo delle telecamere, guardate. Sono lì. Eh sì, lì ci sono le telecamere. Ok, dalle telecamere scopriremo chi ha rapito il nostro cagnolino! Esatto! Ok! Dai, accendiamole! Accendiamo e guardiamo il primo filmato delle telecamere! Attenzione, perché ci potrebbero essere tantissimi indizi! Guardate attentamente, diavoletti, perché voi potreste scoprire chi è il colpevole, chi ha rapito il nostro cagnolino, perché il nostro cagnolino è sparito, tantissime cose! Ok! Che poi ci faranno risolvere il nostro mistero! Primo filmato! Dalle telecamere vediamo che il nostro cagnolino è nella sua cuccia, quando poi ha sentito un rumore. Oh no, dove è andato? Abbiamo visto il primo filmato? Vinci! Abbiamo visto il primo filmato? Sì. E il nostro cagnolino si trovava nella sua cuccia? Ok. Ok, diavoletti, diavoletti, aspettate. Questa è la cuccia del nostro cagnolino. Guardate, questa è proprio la cuccia del nostro cagnolino. E il filmato che abbiamo visto si svolge qui dentro. Eh sì, il nostro cagnolino era nella sua cuccia, poi ha sentito un rumore ed è scappato. Ok, vediamo se c'è qualche indizio qui dentro. Ehi, c'è qualcuno? C'è il nostro cagnolino? Hop, ci sei? Non ci sono cani qui dentro. Ma aspetta, Anto, dentro il cuscino era tutto bianco. Lì cosa c'è? Cosa? Diavoletti? Questo sembra essere un indizio. Vinci? Perché nella cuccia del nostro cagnolino è uscito un indizio? Cappello di un elfo? Cosa? Un cappello di un elfo? Ok, Anto, questo è un indizio. Dobbiamo scoprire perché questo cappello da elfo era nella cuccia del nostro cagnolino. Ok, diavoletti, abbiamo trovato il primo indizio! Un cappello di un elfo! Guardate, è proprio Vinci! Guarda! È sì, un cappello! Non c'è dubbio! È un cappello di un elfo! Ok, Anto, adesso dobbiamo avvicinarci a tutti i sospettati e capire a chi appartiene questo cappello da elfo. Vinci! Elfo? All'elfo! All'elfo! Elfo. Ok, aumentano i sospettati per l'elfo di Natale! Qui abbiamo un elfo fra i sospettati e questo è un cappello da elfo, quindi tu, elfo, potresti essere stato. Vinci! Aumentano! Aumentano i sospettati. Ok, i sospettati aumentano! Per te, elfo, questo cappello appartiene a te? Hai rapito tu il nostro cagnolino ed è per questo che il nostro cagnolino è scomparso, è tutta colpa tua! Ok, abbiamo trovato un cappello di un elfo! Ok, ma adesso dobbiamo andare alla ricerca di altri indizi perché non possiamo incolpare di già l'elfo. Abbiamo bisogno di più prove. Questo è un grande mistero! Chi ha rapito il nostro cagnolino? Guardate fino alla fine! Ok, adesso guardiamo un altro filmato delle telecamere. Sì, sono molto utili. Ok, dobbiamo guardare un altro filmato delle telecamere. 3, 2, 1. Questo è un altro filmato. È il nostro cagnolino? Oh, è nel nostro giardino? Ok, stava facendo una passeggiata. Aspettate, ha sentito qualcosa? Adesso dove sta andando? Oh no! Dove stai andando, Hop? Oh no! Il nostro cagnolino è scappato? Fuori? Sì, fuori al nostro giardino.
Ok, Vinci? Andiamo a controllare. Non promette bene. Il nostro cagnolino è scappato proprio qui fuori. Quindi qui fuori potrebbe esserci qualche altro indizio? Sì, dobbiamo controllare. Occhi ben aperti, diavoletti, fra le piante? Vinci, non c'è niente qui, ci sono solo fiori. Ok, diavoletti, controlliamo dappertutto. Forse in piscina? No, in piscina non c'è il nostro cagnolino. Controlliamo su questi lettini. Ok, qui niente, qui niente. Vinci! Cosa c'è? Vinci, aiuto! Ok. Un indizio, diavoletti, resta attenti. C'è un indizio! Vinci, c'è un indizio! Cosa sono? Non lo so, sembrano ciabatte. Sono ciabatte? Sembrano proprio le scarpe di un elfo, non credi? Sì, sembrano le scarpe di un elfo. Guardate questa punta qui, sono proprio le scarpe di un elfo. Vinci, abbiamo trovato un altro indizio! Abbiamo trovato un altro indizio! Sono scarpe di un elfo. Sono scarpe di un elfo? Guardate la forma! Sì, sono proprio scarpe di un elfo! Scarpe di un elfo! Sono le scarpe di un elfo queste. Ok, secondo voi è stato l'elfo? Perché stiamo trovando tantissimi indizi. Sì, tantissimi indizi di quest'elfo. Ok, abbiamo trovato un cappello di un elfo. Poi abbiamo trovato delle ciabatte di un elfo. Sì, abbiamo trovato le ciabatte di un elfo. Quindi doppio sospettato. Ok, doppio sospettato. Doppio sospettato. Sei stato tu, elfo? Sei stato tu perché abbiamo trovato il tuo cappello e le tue ciabatte. Ok, noi dobbiamo incontrare quest'elfo. Ma andiamo a cercare altri indizi. Andiamo! Ok, il nostro cagnolino nell'ultimo filmato era uscito qui fuori. Quindi Vinci, qui potrebbe essere... Guarda! Qualche indizio. Qui c'è un altro indizio. Che cos'è? Diavoletti, stiamo trovando tantissimi indizi. Questo è un peluche di un elfo. Elfo, elfo, elfo. Quindi, terzo oggetto di un elfo. Sicuramente è stato l'elfo. L'elfo ha rapito il nostro cagnolino. Quindi dobbiamo immediatamente incontrare quell'elfo. Eh sì, dobbiamo incontrare quell'elfo di Natale. E dobbiamo arrestarlo. Esatto. Ok, sicuramente è stato l'elfo. Quindi dobbiamo richiamare quest'elfo. Vinci, guarda, abbiamo trovato un cappello, delle ciabatte di un elfo e poi un peluche di un elfo. È di certo stato l'elfo. Sei stato tu, elfo. Già. Triplo sospettato. Ok, sei stato tu. Secondo voi è stato l'elfo? Sì, è stato proprio quest'elfo, secondo me, perché abbiamo trovato tantissimi indizi di un elfo. E il nostro cagnolino è andato proprio lì fuori dove c'erano queste ciabatte. Ok, elfo, dove sei? Dobbiamo arrestarti! Elfo! Cosa? Dove sei? Vinci! L'elfo è lì! È lì? Aspettate, diavoletti, lì c'è un elfo gigante! Che ok. Si sta nascondendo da noi? Sicuramente è stato l'elfo! Ecco perché si nasconde! Ehi! Dai, elfo, dici che sei stato tu! Cosa? Si sta nascondendo? Elfo, sei stato tu! No, non sono stato io! Innocente, non credo proprio. Abbiamo trovato un cappello uguale a questo e delle scarpe uguali a quelle. Quindi non sono io. Sei stato tu perché abbiamo trovato tantissimi indizi che collegano a te. Sei tu il colpevole. No, non sono io, non faremo la tua mosca io. Oh, quest'elfo? Oh, è innocente. Dice di essere innocente, ma noi dobbiamo scoprire di più, Anto, perché potrebbe mentire. Stai mentendo? Secondo me stai mentendo, sei tu il colpevole, capito tu il nostro cagnolino? No, non sono stato io, non sono stato io! Ma perché continui a dire no? Ma perché non sono stato io? Io sono una brava persona, sono innocente! Ok. Noi dobbiamo trovare altri indizi. Diavoletti, una cosa molto strana, abbiamo un elfo gigante di Natale. Guardate, le sue scarpe sono bellissime, oh ma cosa dico, il colpevole! Dobbiamo arrestarti! No, vi prego non mi arrestate, sono innocente per davvero! Non sei innocente, abbiamo trovato tantissimi indizi! Esatto, un cappello uguale a quello, diavoletti, guardate! Eh sì, quel cappello è uguale al cappello che abbiamo trovato! E poi ricordate le scarpe con le punte? Guardate, sono uguali! No. Cosa? No. Sta scappando? Elfo, vieni qui! Torna qui! Vieni qui! Ok, sta scappando, Vinci, prendilo! Ok. Abbiamo preso l'elfo. Non puoi scappare, sei il colpevole, dobbiamo prima analizzarti. Basta, fermati. Fermati. Ok, dobbiamo farti delle domande. Esatto. Quindi, siediti qui.
Ok, adesso che sei qui seduto, noi dobbiamo farti delle domande perché siamo detective. Eh sì, noi siamo detective, diavoletti. Dobbiamo scoprire se quest'elfo ha rapito il nostro cagnolino. Ok, elfo, dove sei? In ansia? Non sono in ansia, è che c'è un equivoco, non sono stato io. Elfo, dobbiamo farti delle domande. Dove sei stato stamattina? Ero con Babbo Natale. Preparavamo i regali. Babbo Natale? Sicuro, oppure eri in casa nostra? Ma no, io mi stavo guardando per capire che regalo farmi. Ok, l'elfo stava preparando un regalo. Oh, che bello, qual era il mio regalo? Non posso dirlo. No, non dobbiamo parlare con quest'elfo, potrebbe essere il colpevole. Ok, adesso noi guarderemo gli altri filmati delle telecamere e tu resta qui, va bene? Non mi muovo. Ok, Vinci sta controllando quest'elfo. Vinci, attenzione, potrebbe scappare. No, mi assicurerò che non scappi. Ok, Vinci sta controllando l'elfo. Elfo, non muoverti! Neanche una mossa. Ok, noi dobbiamo controllare gli altri filmati delle telecamere. Controlliamo. Se troviamo un'altra prova, arresteremo l'elfo. Da questo filmato possiamo vedere lo sconosciuto. Ma si sta coprendo. Non sappiamo chi è. Oh no. Ma cosa fa adesso? Cosa vuole fare con quel secchio? Aspettate. Ha rotto il secchio? Cosa? Lo sconosciuto che ha rapito il nostro cagnolino è molto forte? Molto forte, avete visto da quel filmato? Sì, è molto forte. Eh sì, quindi dobbiamo scoprire. Dobbiamo testare se quest'elfo è forte quanto lo sconosciuto in quel filmato. Eh sì, se riesci a rompere le cose come lo sconosciuto in quel filmato, sei il colpevole. Ma guardate, io non ho nemmeno un muscolo. Non hai nemmeno un muscolo? Guarda. Bella apparenza inganna, potresti essere molto forte. Ok, diavoletti, inizia la prima prova! Prova di forza. Prova di forza. Se sei forte come lo sconosciuto in quel filmato che rompe... Avete visto come rompe le cose? Sì, sarai il colpevole, quindi andrai in prigione, mi dispiace. Sarai arrestato! Esatto. Ok. Da questa parte, elfo. Prima prova! Elfo, guarda. Qui c'è un secchio! Riesci a rompere questo secchio come ha fatto lo sconosciuto del filmato? Testeremo la tua forza! Ok! Ci provo! Inizia! Okay. Sei forte? È il colpevole? Scopriamolo! Cosa? Ma non hai mosso neanche il secchio! No, l'hai spostato di un centimetro! Ok, riprovaci! Un altro pugno! Ok, uno, diavoletti! No, non ci riesce. Oh, tu quindi... non riesci a rompere le cose come lo sconosciuto. No, questo è il massimo della forza che posseggo. Quindi sei innocente? Lo sono. Oh, abbraccino. Oh, un elfo di Natale, l'abbiamo colpevolizzato, ma invece è innocente. Sì, è innocente perché non riesce a rompere questo secchio. Diavoletti, noi da quel filmato abbiamo visto che lo sconosciuto rompe tutto, così guardate. Quest'elfo invece non rompe niente, no. Ma quest'elfo ha detto che ha un regalo per tutti i diavoletti. Cosa? Certo, ho un regalo meraviglioso. Ok, quest'elfo cosa? Dai. Qual è il regalo? Siete pronti? Sì. Allora, diavoletti, per Natale vi porterò questo ad ognuno di voi a casa vostra. Il nostro libro, Anto e Vinci, il sogno di Hope. Wow! È meraviglioso! L'ho già letto! Lo porterai in tutte le case dei diavoletti? Tutte! Wow! Questo elfo diavoletti vi regalerà il nostro libro! Ok, elfo, sei innocente, quindi puoi andare via. Ciao, elfo. Scusaci tanto, ma siamo molto tristi. Perché siamo molto tristi che il nostro cagnolino è sparito. Secondo te chi è stato? Non lo so, ma chiederò a Babbo Natale. Ok. E cercherò aiuto per voi, però ho un'idea. Io presumo proprio che possa essere stato il Grinch. Il Grinch? Ok, elfo, sei innocente. Quindi puoi andare via. Ciao, grazie della visita. Ciao. Ciao, elfo, puoi andare via. Ciao, ciao.
Ciao! L'elfo sta andando via? È bellissimo, è gigante! Sì, è gigante! Ciao, ciao, elfo! Sei innocente! Uffa! Oh. Oh. Wow. Missione! Abbiamo... Vinci, abbiamo fallito! Esatto! Quindi, diavoletti! Gli indizi dell'elfo sono inutili! Sono inutili! Perché l'elfo è innocente! L'elfo, diavoletti, l'elfo è innocente! Oh. Uffa! Dobbiamo trovare altri indizi! Il nostro cagnolino è scomparso! Non è più nella sua cuccia, guardate, non c'è più! Dobbiamo subito trovare il nostro cagnolino, chi è stato? Vinci, io sto guardando le foto del nostro cagnolino! Guarda! Guardate, diavoletti! Queste sono le foto del nostro cagnolino! Non è super carino! Mi manca veramente molto, guardate! Oh. Dormiva vicino il camino! È troppo carino, ci manca molto! Oh. Abbiamo perso il nostro cagnolino per sempre! Guardate qui che carino! Eh sì, il nostro cagnolino adesso è scomparso e non lo vedremo mai più! Dai, Anto! Non dire così, dobbiamo controllare e trovare altri indizi, magari fuori il giardino! Ok, noi siamo... Esatto, non possiamo fermarci al primo fallimento, dobbiamo continuare. Eh sì, noi siamo detective, quindi oggi noi scopriremo chi ha rapito il nostro cagnolino. Ok, adesso che l'elfo è andato via ed è andato nella lista degli innocenti, qui abbiamo altri 3 sospettati che potrebbero essere stati colpevoli. Ok, qui c'è l'omino di Panzenzero, il Grinch, che anche l'elfo ha detto che potrebbe essere stato, e poi un pupazzo di neve, sì, probabile. Ok, forse è stato il pupazzo di neve? Oh, sei stato tu, pupazzo di neve? Che ansia! Dai, andiamo a controllare nell'ultimo posto dove è stato il nostro cagnolino! Il giardino? Sì, dobbiamo controllare tutto il giardino! Che è veramente gigante, ma noi scopriremo chi ha rapito il nostro cagnolino, quindi andiamo, diavoletti, aprite bene gli occhi. Sono molto triste. Dai, Anto, dobbiamo, non piangere. Vinci, dobbiamo controllare tutto il giardino. Lo so, ma almeno per una buona causa dobbiamo trovare il nostro cagnolino. Vinci, da questa parte, vieni. Oh, ok. Andiamo da questa parte. Ok, stiamo controllando fuori, stiamo controllando fuori. Diavoletti? Forse qui? Ok. Cosa? Diavoletti? Lì c'è un pupazzo di neve gigante. Gigante. Aiuto! Ok, aiuto! Aspetta! Vinci! Aiuto! Sì, quel pupazzo di neve è enorme! Dobbiamo avvicinarci per scoprire di più! Ok! Diavoletti! Lì c'è un pupazzo di neve gigante! Cosa? Cosa? Vinci? Oh! È un pupazzo di neve super gigante! È gigante, Anto! Guarda quanto è grande! Ma chi ha messo questo pupazzo di neve? Aspettate, è un gonfiabile! Questo pupazzo di neve è un gonfiabile! Wow, che bello! Ma cosa dico? Perché qui noi non l'abbiamo messo? Qui c'è un pupazzo di neve gonfiabile gigante! Esatto, perché sei qui, rispondi! Vinci, non risponde, okay. Perché è un gonfiabile? Hai ragione, ma aspetta, aspetta, aspetta! Vinci, cosa hai visto? Lì! Cosa? Prendi! Cos'è? Una tazza? Una tazza, pupazzo di neve, Anto! Aspettate! Qui c'è una tazza? Proprio una tazza, pupazzo di neve! Qui un gonfiabile gigante, pupazzo di neve! Tazza, qui. Tazza, pupazzo di neve! Vinci, cosa hai visto? Non lo so, sono dei bicchieri, ma sono bicchieri pupazzi di neve! Cosa? Vinci ha trovato dei bicchieri pupazzi di neve? Oh no! Ok, ci sono troppe cose che collegano ad un pupazzo di neve! Esatto! Vinci? Vinci! Cosa c'è? Un peluche pupazzo di neve? Anche un peluche pupazzo di neve, adesso sì che i miei sospetti stanno aumentando! Ok, abbiamo trovato tantissime cose di un pupazzo di neve! Quindi andiamo subito! Aiuto! Aiuto, Vinci! Ho capito! Ho capito! Sì. Abbiamo trovato troppi indizi di questo pupazzo di neve! Un pupazzo di neve gonfiabile e poi una tazza pupazzo di neve! Guardate! Dei bicchieri pupazzi di neve? Ok. Ah!
Sicuramente è stato il pupazzo di Neve! Sei tu il colpevole, esci fuori! Eh sì, secondo me il colpevole! Sì, perché abbiamo trovato tantissimi indizi che riguardano un pupazzo di Neve, quindi adesso è doppio, triplo, quadruplo sospettato! Sì, perché abbiamo trovato tantissimi indizi! Tantissimi indizi che ci portano a te, pupazzo di Neve! Dai, pupazzo di Neve, fatti vedere che dobbiamo arrestarti! Dobbiamo prima analizzarti e poi andrai in prigione! Dobbiamo trovare quel pupazzo di Neve! Esatto, perché abbiamo trovato tantissimi indizi! Pupazzo di Neve, dove sei? Vinci! Cosa aiuto! C'è? Diavoletti, state per vedere il pupazzo di Neve! È laggiù? Sì, è laggiù! Ehi, tu! Stiamo parlando di te! Ok, il pupazzo di Neve è qui? Sì. Sei stato tu? Cosa? A rapire il nostro cagnolino, non fare il tonto, lo sai benissimo. Non sono stato io. Non sei stato tu? Non sono io il colpevole. Diavoletti? Il pupazzo di Neve ha detto che non è il colpevole. Non sono io, credetemi. E allora perché abbiamo trovato un gonfiabile di un pupazzo di neve mega gigante nel nostro giardino? Poi abbiamo trovato anche un peluche. Poi delle tazze. E poi tantissime cose che ci portano a te. Ve lo posso provare? Per favore, non sono stata io. Ok. Guardate il naso. Vinci! Bello. Wow. Ok, Anto, ma potrebbe essere stato il colpevole, ti ricordo. Vinci? Adesso dobbiamo. Dobbiamo. Dobbiamo fare delle domande a questo pupazzo di neve gigante. Perché qui ci sono Anto e Vinci Detective. Quindi, pupazzo di neve, cosa hai fatto stamattina? Io stamattina mi sono svegliato, ho sistemato di nuovo il mio naso, ho messo la mia sciarpa e i guanti e adesso sono qui, stavo passeggiando, non ho fatto nulla. Non ha fatto niente? Beh, come lo provi? Possiamo fare una prova. Ok, diavoletti, questo pupazzo di neve ha detto che vuole fare una prova e tutti sapete che lo sconosciuto è molto forte. Guardate. Sì, molto lo sconosciuto forte. È molto forte. Quindi adesso testeremo la tua forza. Tu sei forte? No, mamma, io non sono per niente forte. Beh, vedremo. Dai, seguici. Ok, il pupazzo di neve da questa parte. Adesso ci segue. Vinci, dagli una mano. Ok, diavoletti, il pupazzo di neve sta venendo. Vuoi andare in prigione? No. Ok. Beh, allora proviamolo. Ok, diavoletti, dobbiamo capire se questo pupazzo di neve è il colpevole. Vinci? Aspetta qui e non muoverti! Benissimo! Non scappare! Se no ti arrestiamo! Esatto, direttamente, senza nemmeno provarlo, ti arresteremo. Ok, sto prendendo il secchio. Secondo me è il colpevole, abbiamo trovato tantissimi indizi. Vi proverò il contrario. Ok, pupazzo di neve, come ti chiami? Pupazzo di neve, questo è il mio nome. Ti chiami pupazzo di neve? Okay. Che bel nome! Il tuo naso è più carino. Vinci! Non si fanno i complimenti ai sospettati. Esatto, ben detto. Ok, pronto? Ecco fatto. Dritto. Ok, dai un pugno a questo secchio e se sei forte come lo sconosciuto ti arresteremo. Ti arresteremo! Perché questo significherebbe che sei stato tu a rapire il nostro adorato cagnolino che adesso è sparito. Io non conosco nemmeno il vostro cagnolino, non l'ho mai visto. Ok, dai un pugno a quel secchio. Ok. Cosa? Ma non lo sposta neanche. L'ha dato al rallentatore. Riprovaci. Ci riprovo. Vinci! Tutta la mia forza! Sei debolissimo! Sì, sono fatto di neve! Ha ragione, un pupazzo di... Riprovaci, stai mentendo! Ok, riprovo! Cosa? No. Guardate, riprovaci! Ci riprovo anche con l'altra mano! No, molto, molto debole. Ok, sei innocente, scusaci. Scusaci, pupazzo di neve. A me piacciono moltissimo i pupazzi di neve. Puoi toccare il mio naso adesso? Sei innocente, sei innocente. Sì. Il pupazzo di neve è innocente. L'abbiamo colpevolizzato per niente. Vinci, ma adesso abbiamo due sospettati. Puoi andare via. Vai via. Abbiamo molto da fare. Ciao, pupazzo di neve. Sei innocente, sei innocente. Il pupazzo di neve sta andando via. Ciao, pupazzo di neve. Ok, sta andando via. È innocente. Anche il pupazzo di neve è innocente. Attenzione, col sole potresti scioglierti. Hai proprio ragione, corro ai ripari.
Ok, sta correndo. Ciao, ciao! Vinci, la situazione è molto grave! Più grave di quanto pensiate. Oh, dobbiamo trovare la persona forte come lo sconosciuto! Esatto, e per adesso abbiamo incontrato l'elfo e un pupazzo di neve che non erano per niente forti come lo sconosciuto del filmato. Vinci, quindi, il pupazzo di neve è innocente! Sì, innocente! Innocente! Aspetta! Ma c'è anche una parte positiva, che adesso sono rimasti due sospettati, quindi per noi sarà molto più facile. Diavoletti, aiuto! Ci sono due sospettati, l'omino di Panzenzero e il Grinch. Secondo voi, chi è stato a rapire il nostro cagnolino molto carino? Ci manchi molto! Oh, Vinci, oh. Ci manca molto il nostro cagnolino. Moltissimo, guardate com'è carino. Chi è stato? Chi è stato? Puoi parlare? Oh, Vinci. Ok, adesso dobbiamo controllare gli altri filmati delle telecamere. Ok, così ci saranno molto d'aiuto. In questo filmato, il nostro cagnolino è vicino il camino. Si sta riscaldando? Ha sentito qualcosa? Ha sentito qualcosa? Non andare... Oh, no! Oh, Vinci! Sì, aspetta! Sì, che è molto aspetta! Bello. Il nostro cagnolino era vicino al camino! Era proprio su quel cuscino! Diavoletti, il nostro cagnolino è entrato e si è messo vicino... al camino! Ok! Era proprio su questo cuscino, Anto, quindi dobbiamo ispezionare la zona! Ok! Avvicinati! Vinci, forse dobbiamo alzare il cuscino? Tu dici che qui sotto potrebbe esserci un indizio su chi potrebbe essere stato il colpevole? Vinci, il nostro cagnolino era proprio vicino questo camino! Ed era su questo cuscino, quindi alziamo! Che ansia! Ok, alziamo! 3, 2, 1... Ora! Cosa? Oh, un omino di Panzenzero? Un altro omino di Panzenzero? Diavoletti, aspettate! Qui era seduto il nostro cagnolino! Ma sotto il cuscino c'erano degli omini di Panzenzero? Diavoletti, un omino di Panzenzero? Un omino di Panzenzero? Ok, questo ci collega... ad uno dei nostri sospettati, Antoine! Vinci, aiuto! Aiuto! Eccolo! Ok. L'omino di Panzenzero, quindi, aspetta, tieni. Vinci, secondo me è stato l'omino di Panzenzero. Dice. Rapire il nostro cagnolino è stato l'omino di Panzenzero. Sei stato tu, perché abbiamo trovato due omini di Panzenzero sotto il cuscino del nostro cagnolino, quindi i sospettati aumentano su di te. Omino di Panzenzero, guardate, è uguale. Sì, è uguale. È un omino di Panzenzero, non c'è dubbio. Vinci, dobbiamo richiamare l'omino di Panzenzero. Quindi, diavoletti, state per vedere tutti l'omino di Panzenzero nella vita reale. Wow, non vedo l'ora. Oh, ma cosa dico? Sei il colpevole. Quindi ti arresteremo, omino di Panzenzero. Diavoletti, secondo voi è stato l'omino di Panzenzero? Oh! Un omino di Panzenzero? È lì! Cosa? Questo è un omino di Panzenzero nella vita reale? Ehi tu! Vogliamo farti delle domande? Allora, sei tu il colpevole? Sei stato tu a rapire il nostro cagnolino? Non sono io il colpevole! Non sei tu? Io. Vinci? No. È molto strano perché abbiamo trovato due peluche di omini di Panzenzero proprio sotto il cuscino. Dove c'era il nostro cagnolino seduto vicino al suo caminetto? Sei stato tu? Scendi. Non sono io. Sei stato tu, omino di Panzenzero! L'omino di Panzenzero vuole scappare. Oh, Vinci! Ok, per farvi rendere conto che sono innocente, proviamolo. Ok, vuoi provare che sei innocente? Certo. Ok. Sì, deve provarlo. Vieni. Andiamo. Diavoletti, questo omino di Panzenzero è super gigante e adesso vuole... fare una prova? Eh sì, vuole fare una prova. Ok, venite. Vinci, porta questo omino di Panzenzero qui. Ecco, ci siamo. Tu hai rapito il nostro cagnolino? Di certo. Sono stato io. No? No. Ok. Non dobbiamo mai credere alle parole di un sospettato. Esatto, mai. Ma dobbiamo fare una domanda invece. Cosa hai fatto stamattina? Mi sono dato un morso sulla mano. Ti sei dato un morso sulla mano? Sì, perché sono buono. Cosa? Ah sì, perché è un biscotto di Panzenzero. Ok. Dov'eri stamattina? Esatto. Ero...
mia casetta. Ah, nella tua casetta? Quindi di tu... Di Zenzero. Tu non sei venuto qui? No. Ah, diavoletti, molto strano. Molto strano. Beh, proviamolo. Secondo me questo vino di Pan Zenzero sta mentendo. Ed è il colpevole, quindi sarai arrestato e andrai in prigione. Assolutamente no. Cosa? Ok, dobbiamo provarlo con la prova di forza. Esatto. Se sei forte come lo sconosciuto nel filmato, sarai arrestato. Esatto. Ha paura, ok? Forse perché sa di essere il colpevole ed è per questo che ha molta paura. Ok, la prova inizia. Cosa? Vinci, è debole. Sì, questo omino di Pan Zenzero è debole. Quindi non è lo sconosciuto che ha rapito il nostro cagnolino. Aspetta, riprovaci, forse stai mentendo. Esatto. No. Vai, riprovaci. Di nuovo. Ok, Anto. Di nuovo. Anto, non mi sembra il caso. Ma perché non rompi il secchio? Perché non è il colpevole. Sono stato io. Sono stato io. Cosa? Non è stato... Sono stato io. Riprovaci. Ma perché non rompe questo secchio? Perché non è forte come lo sconosciuto di quel filmato. Uffa. Quindi sei innocente? Sono innocente. Oh. Vinci, non dare un morso. Non dare un morso. Adesso sei tu il colpevole. No, Vinci non ha rapito il nostro cagnolino. Ma cosa dici? Ma mi stai mangiando però. Non ti ho dato un morso. Ti chiediamo scusa. Non sei stato tu. Sei innocente. Grazie, perdonati. Abbraccino. Oh. Adesso ti facciamo un regalo, va bene? Grazie. Sì, perché sei innocente. Abbiamo un regalo per te, aspettaci qui. Sta aspettando il nostro regalo. Lo vuoi il regalo? Ok, ti regaliamo il nostro libro. Anto e Vinci, il sogno di Oppo, puoi trovarlo in tutte le librerie. Ma noi te l'abbiamo dato. Esatto, un regalo per te. Grazie. Ok, portalo pure a casa. Ciao. L'omino di Pan Zenzero sta andando via. Guardate la forma della sua testa. Ma non è il colpevole. No, è innocente. Ma è... aspetta, aspetta. È innocente, Vinci. Ciao, ciao. Ciao. Oh, aiuto. Adesso Vinci. Che abbiamo scoperto che anche l'omino di Pan Zenzero è... innocente. Manca l'ultimo. Sì, dobbiamo ritrovare il nostro cagnolino. Quindi, adesso manca l'ultimo sospettato. Il Grinch. Sì, secondo voi è stato il Grinch, diavoletti? Anto, deve essere per forza stato il Grinch, perché è l'ultimo sospettato rimasto. Vinci, ma noi in questo video dobbiamo incontrare il Grinch? Nella vita reale. Aiuto, diavoletti, dobbiamo incontrare il Grinch! Proprio il Grinch. Il Grinch verrà in casa nostra? Esatto, entrerà da quella porta, hai capito bene. Ok, ma adesso dobbiamo trovare più indizi possibili. Più indizi possibili! Vinci, sto controllando l'albero di Natale. Esatto, perché è del Grinch che stiamo parlando, quindi... del Natale. Vinci, aiuto! Vieni qui! Ho trovato qualcosa. Guarda, questa pallina non c'era. No, ed è del Grinch. È una pallina di Natale del Grinch. Cosa? Che ruba i regali. Aspetta, Vinci, togliamo questa pallina. Dai, leva. Vinci, noi questa non l'avevamo messa. No, non l'abbiamo messa noi. Come ci è finita su quest'albero? Forse il Grinch è entrato in casa nostra di notte ed ha rapito il nostro cagnolino e poi messo la sua pallina sull'albero. Aiuto. Controlliamo i filmati. Guardate. Lo sconosciuto sta mettendo una decorazione di Natale del Grinch sull'albero. Guardate. In questo filmato si vede questo. Ha messo la decorazione del Grinch sul nostro albero? Cosa? Qualcuno è entrato in casa nostra, si è avvicinato all'albero e ha messo la pallina del Grinch. Ok, quindi uno sconosciuto è entrato e ha messo la pallina del Grinch. Forse il Grinch è lo sconosciuto. Ok, guardiamo un altro filmato. Il nostro cagnolino era vicino alle ciotole. Oh! Il nostro cagnolino era vicino alle sue ciotole?
Ok. Andiamo a controllare. Sì, sono lassù. Diavoletti? Adesso andremo vicino alle ciotole del nostro cagnolino. Si trovano in cucina, quindi andiamo su. Che ansia, scopriremo chi è il colpevole. Chi ha rapito il nostro cagnolino? Chi è stato? Vinci. Noi lo scopriremo. Vinci! Queste sono le ciotole del nostro cagnolino! E dentro la ciotola del cibo cosa c'è? Oh. Un cagnolino Grinch! Aspettate, ma chi ha messo questa cosa dentro la ciotola del nostro cagnolino? Guarda, Anto, è un cagnolino Grinch! Un cagnolino tutto verde, cappellino del Grinch, tutto del Grinch! Vinci, aspetta, si collega! Forse il Grinch è entrato in casa nostra e ha messo questo nella ciotola del nostro cagnolino? Probabile. Ok. E poi, Anto, guarda, qui c'è la lettera G. G di Grinch. Sì, Grinch. G. G-R-I-N-C-H. Grinch. Cosa? Si è spenta. Ok, è tutto molto sospetto adesso. Diavoletti, stiamo trovando tantissimi indizi che collegano al Grinch. Esatto, perché l'ultimo filmato che abbiamo visto c'era il nostro cagnolino vicino a queste ciotole. E qui c'è un cagnolino Grinch. Oh, molto sospetto questo cagnolino Grinch. Vinci! Oh! Cosa c'è lì? Ok, forse è stato il Grinch. Il colpevole è il Grinch. Guardate, c'è il Grinch gigante qui. Sulla tavola c'è il Grinch gigante? Esatto. Già! Ok, abbiamo trovato tantissimi indizi. Tanto! Vinci? Guarda qui cosa c'è. Vinci! Ci sono tantissime cose del Grinch in questa casa. Guarda, c'è la mano del Grinch. Ok, ci sono tantissime cose del Grinch. Qui c'è anche la sua faccia. Aiuto, aiuto. Tanto, guarda qui. Il Grinch. Ma perché il Grinch è entrato in casa nostra e ha messo tutte queste cose? È stato il Grinch, di sicuro. Certo, guarda qui cosa c'è. È stato il Grinch, ha messo tutte queste cose. È stato il Grinch. Un bicchiere del Grinch. È un bicchiere del Grinch? Sì. E qui ci sono dei piatti del Grinch, guarda. Anche i fazzoletti del Grinch. Fazzoletti? Sì. Qui ci sono tantissimi piatti. Tantissimi indizi, aggiungerei. Ci sono 100 piatti del Grinch. 100 piatti del Grinch. Quindi 100.000 volte sospettato Grinch. Sei stato tu, non abbiamo dubbi. Sei il sospettato più grande. Oh, no. Ci sono più indizi per te. Adesso vedremo il Grinch nella vita reale. Ho molta paura, Anto potrebbe rapirci. Sospettatissimo. Adesso ho collegato tutto. Io adesso ho collegato tutto. Il Grinch vuole rovinare il nostro Natale. Sì, ecco perché ha rapito il nostro cagnolino. Perché vuole rovinare il nostro Natale. E ci è riuscito. Vinci. Mi manca molto il nostro cagnolino. Manca veramente molto. Ti ritroveremo. Oh, mi manchi veramente molto. Tanto? Cosa? Lì fuori ho visto qualcosa. Vinci. C'è qualcuno? Lì fuori c'è qualcuno? Chi è? Aspettate. Diavoletti. È tutto verde. Ha un cappello di Natale. È il Grinch. Ok, il Grinch è venuto proprio qui. In casa nostra il Grinch nella vita reale è qui. Ok, Vinci, dobbiamo parlare con il Grinch. Cosa? Vinci, intenzione di uscire, io no. Dobbiamo capire se è il colpevole. Ho molta paura, Anto potrebbe rapirci. Vinci, non vuoi scoprire se il Grinch è il colpevole? Hai ragione. Andiamo. Sì. Andiamo. Ehi, Grinch. Ciao, Grinch. Il Grinch è proprio qui? Ok, ci sta salutando. Ehi, ok, diavoletti, secondo voi è stato il Grinch? No. Sei stato tu? No. Ok, non è stato il Grinch. Ok, ma perché fai queste mosse? Ehi. Guardate, è proprio il Grinch, è tutto verde. Vinci, adesso dobbiamo capire se sei tu il colpevole. Ok, domande. Interrogatorio. Dove sei stato stamattina? Perché non rispondi?
Ok, sta inventando qualcosa, sta inventando qualcosa. Aspetta, non sa dove è stato stamattina, quindi potrebbe essere stato qui e potrebbe aver rapito il nostro cagnolino, non è così? Non sono stata a casa vostra. Non sei stato a casa nostra? No? No? Ah, molto, molto strano. Sospetto. Perché all'inizio non rispondeva? Il Grinch non ha risposto bene. Ok, sei molto sospettato, Grinch. E dimmi un'altra cosa. Tu conosci il nostro cagnolino? No. No? No. Ah, e chi ha messo quel cane verde dentro la ciotola? Del nostro cagnolino? Non io. Non tu? Ma tu sei il Grinch. Oh. E lì c'era proprio un cagnolino Grinch. Ah. E poi in cucina abbiamo visto tantissimi piatti del Grinch, fazzoletti del Grinch, tantissime cose del Grinch. Ok, Vinci, arresta il Grinch. È il Grinch il colpevole. Ok. No, non possiamo arrestare il Grinch senza prove. Ok. Quindi, adesso Grinch, devi provare la tua forza. Esatto, devi riuscire a rompere questo secchio. Perché se rompi questo secchio, significa che sei il colpevole. Ok, testa, testa la tua forza. Vai. Cosa? Oh no. È stato il Grinch. Tu sei forte come lo sconosciuto del filmato. Sei forte quanto lo sconosciuto del filmato. Avete visto come ha rotto quel secchio? Sì, molto potente. Sei molto potente. Ma... come lo sconosciuto. Quindi arrestiamo il Grinch. Dai, Anto. Ok. Grinch, sei stato arrestato. Sei stato arrestato. Dov'è il nostro cagnolino? Dove l'hai portato, cappellino di Natale? Ok, l'ho preso, Vinci. Non scapperà. Non ridacci farlo scappare. Subito. Ridacci subito il nostro cagnolino. Ridacci, Hop. Ok, siamo arrivati. Grinch, fermati. Devi ridargli il cagnolino. Sì. Immediatamente. Immediatamente. E visto? Tu cosa ne pensi, Grinch, Elfo? Ridagli il cagnolino. Ok, ridacci subito, Hop. Sei Hop. Tu il colpevole. Ridagli, Hop. Vinci? Il Grinch? Cosa? Ha il cagnolino fra le mani. Prendetelo. Prima che lo porto via. Ok, Vinci, riprendi il nostro cagnolino. Che bello! Oh. Sei stato tu, Grinch! Oh, loro sono felici? E il Grinch è molto triste. Grinch, non si rapiscono i cani! Non ti permettere mai più di rubare il cagnolino! Non lo fare mai più! Oh, non avrà alcun regalo da Babbo Natale! Dai, Grinch, non essere triste, noi abbiamo un regalo per te! È solo perché è Natale siamo tutti più buoni? Ecco il nostro libro, Grinch! Per te! Ti piace? Sì! Ok, il Grinch leggerà il nostro libro, anche se hai rapito il nostro cagnolino. Non si fa. Non farlo mai più, va bene? Ma noi lo perdoniamo. Ok, andate tutti via, ciao. Grazie per la visita, ciao. Ok, ma tu Grinch devi andare in prigione, vieni. Siamo Letti, buon Natale. Buon Natale. Ma non è ancora Natale. Beva, io li vedrò a Natale perché gli porterò i vostri libri. Oh! Che bello! Ciao, ciao! Ciao! Che carino il pupazzo di neve! Ciao! Ciao, Natino! Ciao!